Parliamo così. C'ho un segno, la lingua dei segni. Microfono, sì, ora va. A posto. Ora però dovrebbe andare. Ho messo sparco però. No, non ho messo niente in realtà, potrebbe essere sparco. Cambiamo il suo proprietà. Spegni la musica. Vieti, no, è giusto, è giusto, è giusto. È giusto. Cosa? Ci sentite? Vuoi vedere cosa? Ci sentite? Se ci sentite scrivete pippiripi. Ah già, che tu hai abbassato tantissimo l'audio. Hai abbassato troppo il microfono comunque, te l'ho già detto. Pippiripi. Vedi quanto è basso. Vedi che normalmente scandale. Non parli così, cioè. Ecco, ora si sente. Ciao, buonasera. Lo so che non faccio live. Ma io ti sentivo anche prima però. Siamo in tantissimi, senza più di 5.000 Quanto persone. Manca l'aereo caldo col cappellino? No. Allora, Andre deve tenere il cappellino perché gli abbiamo tinti i capelli. Lo vedrete domenica sul suo canale. Sì, e in tutte le storie che sono state già fatte finora. Perché però, Ricky l'ha fatta, Ricky, Feng l'ha fatta. Sabri. Quindi se volete recuperarli andate in giro e lo troverete. Come state? Buonasera. Ma io volevo mettere un po' di musica sottofondo, amore. Cantale, vai, cerca vai, un po'. Funk, va bene funk? Sì. Lascia andare funk allora. Basso però, perché metti folk. È molto basso. Mi dà fastidio. Guarda quanto lo sentono basso loro. Mi dà fastidio. Smettetela, scemi. Ma brucia. Allora, diteci se ci Sai vedete. Sai perché voglio che la tieni bassa? Perché se suona il globo con mangiare non lo sento. Ci vedete, pipiri pipi. Ah. Ci vedete, sì. Ci sentite, come state? Sentito. Io ti ho sentito, devo Mi dire. Mi hai sentito. Sì. State bene? Amore, allora, devi dirmi una cosa, perché... Devi dirmi se la luce così va bene. Per me è un po' buio vedere sì. Lì. Allora posso fare così. Però guarda cosa succede. Puoi alzare quanto vuoi, perché tanto ho la visiera, vedi? Avete visto? Molto meglio. Guarda che bellino. Oh, guarda. Bello. Non siamo centrati. Sono mi dà cieco, fastidio. Praticamente. Vuoi la se visiera? Se vuoi possiamo mettere anche così. No, così sembra che abbiamo un Vai, tigre così. Che ci sta venendo addosso. Così ci abbronziamo anche. Fai così. Così va bene? Sì. Però vedi cosa succede. Balla tuo corpo alla linea. Vedi, se faccio così. No, se le spegni vedi? Non funziona. Tu hai capito adesso come funzionano le luci? No, lo so come quindi funziona le luci. Quando io ti chiedo, ma le accese le luci, mi dici di sì? Sì, no, vabbè. Sì, no. Comunque. Anche questa. Ma anche meno, eh. Sì, puoi accendere questa. Aia! Dà un po' di sensibilità. Ah. Sì. Ecco qua, oh, perfetto. Vedete un po' più avanti? Sì, siamo ciechi. Ci sono troppo... Buonasera, a noi arriva il cibo tra esattamente... Vediamo cosa dice il nostro globo. Io magari vado di là per non perderlo. Vado ad aspettare. Due minuti io. Rimanenti. Due minuti. Due minuti arriva globo. Fammi vedere dov'è. 1,59, 1,58. Adesso vi dico esattamente in che via siamo. No, vai. Non dire dove abitiamo. Buonasera per la dice seconda un minuto volta. Rimanente scendo. Come state? Noi stiamo tanto bene. Come si chiama? E benvenuti Moschi. Nella nostra live. Maneskin. Della cena serale. Maneskin ci porta il cibo. Non ci che porta umiltà, lui. Che umiltà. Hanno fatto successo, hanno fatto i soldi. Ma lui e nonostante questo lui, Globo. Proprio lui, follow me now, viene fino qui a portarci il McDonald's. Ci siete mancati tantissimo. Il cibo. Io non sapevo che era l'avevo già scritto prima io in chat. Io non lo sapevo. Aurora dice "Sei bellissima, vorrei tanto che mi salutassi". Ciao Grazie. Aurora, ciao Aurora. Amore. Ce l'aveva con me. Ah, ma perché ha fatto la super chat? Vi sì, ricordo che tutte le super chat andranno in beneficenza. Tra ad Andre. Hai visto la mail di 6 decisioni sì. Che è arrivata oggi? Ok. Poi ne parleremo dopo nelle ne parliamo. Prossime settimane. Va bene. Allora, siete pronti? Avete tutti il cibo pronto? Ma perché? Perché ho paura che non sentiamo la Va bene. A noi piace Possiamo molto fare. Due minuti di silenzio per essere sicuri di sentirlo? No. A noi piace sì. Molto fare questa cosa, questa live se ci di cena. Non ce lo frega il cibo. Secondo me sì. E non so quanti di voi hanno già partecipato alle altre, ma Sette. Cosa succede? Niente, succede che mangiamo insieme, nel senso che facciamo, immaginate una cena con 5.000 persone. No, ma tu perché devi sempre toccare le mie cose? Ho fame, l'hai rotto. L'hai rotto. Ti odio! Ti odio! Adesso lo sistemi. E dicevo, immaginate una live con 5.000 persone. Dopo tanti... è obbligatoria. Scusa, il naso. Parla con la live, io se non sistemo quel cassetto. E dicevo che, insomma, non so quanti di voi ci sono già stati, almeno più di 10. Ok, sono tornata. L'ho intrattenuto. Ma perché ti ho invitato? Non lo so, io però ho fame. L'avevo sentito. Ciao cioccolatina Ladina, ciao Aurora. Ah, sei sempre quella di prima. Ti amo tanto, sei la mia idola. Anche io ti amo tanto, però ricorda che io dico sempre una donazione al giorno. Tenetevi i soldini per voi, mi fa piacere che vogliate partecipare alle donazioni di Save the Children, ma fate per voi una donazione.
E un bacio anche ad Andrea Ronchi, che però non ha scritto niente. Allora, cosa vi ad siete Andrea persi? Andrea e Ronchi? Sì, certo. Okay. Vi siete persi in realtà niente, perché a noi sta per arrivare il cibo. E oggi abbiamo preso un fantastico McDonald's, perché oggi a pranzo... Mi hai già spoilerato il nuovo format di Ale che sta andando avanti da una settimana? Mi l'hai ancora spoilerato? Io glielo spoilererei, perché appena torno ne parleremo, va? Sì. Ok, ok, noi glielo facciamo spoilerare, sì, da lui. Lo facciamo spoilerare. Cosa avete voi da mangiare? Vediamo che cosa avete. Prima stavo leggendo un po' con la chat che c'era pollo. Bella con ragazza, le patate. Stava con me. pizza. Poi è bello perché... Un sacco di gente, tipo con la mamma, con il papà, con lo zio, a guardare la live, intanto si mangia insieme. Oh, ma dovrebbe essere in consegna il nostro globo. L'ha già consegnato, se lo sta mangiando, io ne sono sicuro. Guarda, già consegnato. Il globo sta per arrivare, non è vero, è nella via qua di fianco. Quale? Ecco, è suonato! È suonato, arriva il cibo, sì! Allora, io adoro il cibo. No, ce la fa da solo. L'importante è che non entrino i gatti, perché sarà Salem che sicuramente proverà ad entrare, ma... Quando mangiamo, no, quando mangiamo lo devono entrare. Pasta, pizza tortellini, pollo, hamburger. Siamo italiani, ma, leggo pizza manetta. Eh sì, ma quanto pollo, pizza, Loss. Kebab. A me il kebab non mi piace. Non capisci molto. Niente. Ma no, dipende, se è pulito sì. Vieni da me, è pulitissimo. È pulito? È buonissimo. Di solito sono tutti un po' salsosi, un po'... Che praticamente ho quasi molto. Mandato all'università io il loro figlio. All'università. Ha pure di comprare kebab. Mamma mia, ma che musica mi ha fatto mettere adesso? Bella, veramente. Metti folk. Folk? È tipo funk, però sono lettere diverse. Allora, no. Allora... Pop, mettiamo un po' di pop. Bella. Sì, ma mettiamo. Hai migliorato tantissimo. Happy. No, fidati, sono bruttissime happy. Allora. Ma no, va bene. Dicevo, che cosa facciamo stasera? Prima di tutto mangiamo un po' insieme, facciamo un po' di chiacchiere, un po' di domande. Non si mangia poi... con la bocca piena, però. No. Non si mangia con la bocca piena. No, non si mangia con la bocca piena. Poi in realtà, allora, ho comprato l'espansione di The Sims. Teneroni buoni, Isabrica e Andre, siete bellissimi, salutate, ciao Carolina. Mua. Saluta Carolina. Andre e Isabrica, volevo dire. Forse. No, ha detto Isabrica e Andre. Avrà sbagliato. Poi vogliamo giocare a Fall Guys, che... Dillo quanto si sta allenando Alessio, ogni volta che noi lavoriamo di là a giocare, diglielo. Sì. E poi vorrei far notare che sono già da 3 minuti che ha consegnato il cibo e Alessio non è ancora comparso. Arriva. Mm. E quindi giochiamo magari a Fall Guys se vi va, un pochino per provare. Mettete like perché ci sono solo 2000 like e 5500 persone. Vogliamo tutti i like. E non riescono a schiacciare. Ah, giusto. E poi dicevo, abbiamo comprato l'espansione di Star Wars di The Sims. Sapete che Ale è penso il più grande appassionato di Star Wars del mondo dopo Sheldon. Mi piaceva Star Wars, sì a Sheldon. E quindi volevo giocare. Poi in realtà oggi è arrivato questo. Beh, un po' di musica. Che è il mio gioco della vita, ragazzi. È uscito oggi, è uscito ieri. Stanotte a mezzanotte a me è arrivato. Oggi sicuramente no, però vorrei giocarlo in live, cioè vorrei giocarlo con voi. Cioè, con quelli che sono quelli che più ci tengono, che magari adorano Super Mario, perché in realtà io gioco, quindi chiacchiero, quelli che hanno voglia di passare un po' di tempo. Sì, è un corgio, tartarughina rosa. Ciao amore mio, mi manca almeno un pochino. Mi manchi almeno tanto così. Che spero sia la grandezza del panino che mi hai preso. No, al McDonald's un panino così. Te ne ho presi due, ti ho preso anche quello senza pomodori. E poi Eleonora Sabatini manda un corgi che sorride. O è una volpe. Ciao amore, corgi. Anche a te. Allora, adesso noi prenderemo. È un po' brutta questa chat qua. Vediamo se riesco a capirci meglio dall'altra chat. Attenzione, Salem! C'è tutto? C'è tutto. Qualcosina potrei averlo sgranocchiato nella chat. Allora, io non me la sono sentita di spoilerare il tuo nuovo format. Esatto, allora volevano sapere su tuo nuovo format. È iniziato circa una settimana fa. Che è iniziato a spoilerare. Vorrei fossi tu a spoilerarlo. Esatto, perché non racconti il nuovo format? Sì. Allora, succede questo. Noi torniamo dalle vacanze, no? E in vacanza abbiamo mangiato malissimo, proprio da ciccioni. Allora, io torno dalle vacanze e dico a Sabrina: oh, Sabri, torno e mi do una regolata. Mi metto un po' a dieta, cerco di... faccio un video della mia body transformation, ok? Bene, da quel giorno abbiamo mangiato solo pizze e McDonald's, nient'altro. Non è vero, qualcosa Ale, non sta funzionando. Sei un bugiardo. È vero, oggi a pranzo ho mangiato un'insalata. Esatto. Comunque, ieri a pranzo ho fatto la pasta al ragù e basta.
Stiamo mangiando piuttosto bene. Pasta ragù. No, no. Pasta. Stiamo mangiando piuttosto bene, sì, invece. Piuttosto, sì. È piuttosto che mi preoccupa a me. No, no, piuttosto bene. Allora. No. Ciao Sabe, ti adoro. Comunque io vado domani al Mac. Lucrezia ci va domani. Grande Lucri. Beh, non che cosa mangi? Domani, adesso vi faccio. Esatto, andiamo con lei. Senti, vi faccio vedere cosa adoro io. Mangiare. Eccola qua. Io. Boom, perché è tanto cane. Io adoro questo. Il Gran Crispy Mac Bacon. Non so voi. Beh, no, anch'io. Ma non è vero, tu non lo mangi. Come no? È il mio panino preferito. Ma se mangi il Mac Wrap. Ok. Mi piace. Ma non ti piace il bacon? Ma come no? Ma quando mai? Vuole piacere, eh? Ma quando mai? Le persone? No, lo so, male, non mangia mai la carne col bacon, non ma mi piace. Invece. Poi ho comprato dei Chicken McNuggets, che ce li mangiamo sempre. Poi, per il mio amico un po' cicciotto, ecco qui, un wrap. No, hanno sbagliato, l'hanno messo uno in più. E un bacon. No, non hanno sbagliato, ne hai voluto uno in più. Fate schifo proprio. No, fa schifo. Senti, io vado in palestra. Ecco. Anch'io. E a differenza di qualcuno non devo fare 800 storie quando ci vado. Ne ho fatte per due. Per l'unica volta. E una non da cancellare perché si spoileranno i capelli. Ecco. Vabbè, lo possiamo dire che i capelli di Andre sono arancioni. Ufficialmente, ragazzi, non ci sono, non ci sono delle cannucce. Potete iniziare a mangiare con noi. Buon appetito. Buon appetito. Allora. Allora. Ah, però aspetta, questo è quello senza pomodori. Allora è sbagliato. Bravo che hai controllato. Carlottina mia, allora, ciao allora, belli, allora, buona cena. Buona cena anche a te, parrucchiera del mio cuore. Tutto. Ma questo non è gran. Ma perché c'è un... ci hanno dato un panino in più? Oh. Ah. Ma hanno sbagliato loro. Grazie McDonald's. Grazie McDonald's, dicevo io ho preso quello gran. Mi ricordavo che inizio l'anno ne avevo preso uno. Quindi Andrea non ne ha presi due alla fine. Ne ha tre. Hanno sbagliato. Certo. Non andrà sprecato. Stiamo salutando qua, intanto fateci delle domande così mentre mangiate come io ho già mangiato. Ma no, ma dovete aspettarci, no, raga. Vai, prendete qualcosa in cucina e mangia con noi, su. Si mangia tutti insieme. Camilla, ciao amori, come state? Amore, Camilla chiede come stiamo. Benissimo. Questo mi sembra tuo. Tu come stai? Un colore. Tu stai bene, Camilla. Noi stiamo molto molto bene. Siamo ufficialmente rientrati. Io sarò meglio, però non parto d'ora, starò meglio. A pancia piena. Sì. Siamo ufficialmente rientrati, nel senso che siamo tornati dalle vacanze. Nei pantaloni? No. Io no. Della settimana scorsa e ci è voluto qualche giorno per riprenderci un attimino, ma io sto lavorando molto bene. Dici? Sì. Di te. Sto lavorando molto bene e Alessio mi sta aiutando tantissimo. Stiamo facendo un sacco di video insieme e da 3 pubblicazioni sono passata a 6/7 a settimana, che sono tantissime, sono come i miei tempi d'oro anni fa. E sono molto orgogliosa di me stessa. Tu Andrea come stai? Seduto in questo momento e ancora affamato. Ma devi mangiare. È finita la fantastica musica. Poi mi chiamo Caterina, ciao Pica, ti adoro, ciao Andre. E a me? Brocca io. Caterina! Hai saltato Pica e Andre a me? Giusto così, non male. No. Non è che tutti possano mentire. Ha scritto, dai. No, ha scritto, mi chiamo Caterina, ciao Pica, ti adoro, ciao Andre. Grazie Caterina. A me che mi adora. Ci sono, ciao. Ciao. Grazie Caterina, sei la mia preferita. L'incastratina mia, ti sono mancata. Ma io certo, amore mio. Io adoro tutte le altre tranne Caterina, ecco. Ma dai, ma non è così vero, poverina. Caterina, non mi adora. Ma penso che fosse in generale, no, ti no, adoro. No. Tanto a te non ti ha salutato, quindi cosa vuoi? Guarda, non puoi Carolina dice, salutate la mia amica che si chiama Ariana. Ciao, Ariana Grande. Sì, sarà. Ariana Grande, certo. Ciao, ciao Ariana Grande che ci segui sempre. Poi, vediamo che cosa ci dicono in chat. Mamma mia, quanto scrivete. È la mia prima live! Oh, ciao, stiamo contenti che è la tua prima live. Laura, mi sembra che l'abbia scritto. In questa live non vedrai nient'altro che noi che mangiamo. No, beviamo anche. Esatto, e giochiamo anche dopo. No, questo ci questo fa gioca male. Oggi. Beh, se quello che fa Pica è chiamato a giocare, è un parolone. A Fall Guys. Hai vinto? Galesense, mai. Ah, ecco. Mai. Cosa ti piace del Grand Crispy McBacon? Il nome. Mi piace, prendi tutta la perché pancetta. Tipo Kevin. Kevin pancetta, l'adoro, Kevin pancetta. E poi che non c'è l'insalata, perché io penso che l'insalata renda freddo un panino. Sì, poi ingrassa. E quindi mi piace molto, e poi adoro del Mac Bacon la salsa. Cioè la salsa bacon è qualcosa di spaziale. Oh, oh.
Ma il nuovo canale, chiede Rosangela. Ve ne parlerà Alessio. Prego. Allora. Io non proprio avanti, amore, perché siete bui. O magari vieni dietro tu. Il nuovo canale ci stiamo lavorando, stiamo girando i primi video, ma fin quando non spiega, abbiamo... non sanno molti chi cos'è, di cosa parliamo. Se non ci seguite su Nuts, su Instagram, non saprete niente. Io e Sabrina abbiamo aperto un nuovo canale che si chiama Nuts. Magari lo trovate nel canale consigliato del canale della Sabri? Sì, mi sembra che l'abbia messo. E cosa vuol dire Nuts? Nuts è una parola intraducibile in Urdu. Dove si parla l'Urdu? Asia. Non lo so. In Unlandia. Oh man, sì sì. Anche un po' di Africa. E sì. Cosa vuol dire Nuts? Non so spiegarlo. Ve lo spiego io. L'orgoglio che si prova nell'essere amati. Sentirsi amati, sì. Allora e il quindi... cibo è Nuts nei miei confronti. E quindi avevo aperto questo canale che vedete video poi da in realtà novembre, in teoria ottobre, novembre, vediamo in base a come siamo messi con la casa. Sì. Però saranno solo video perfetti, diciamolo, no, perfetti no, studiati. Video un po' più studiati. Saranno solo video bellissimi. Tipo la parola di transformation? No. La body transformation da grasso a grassissimo sto facendo io. È comunque una body transformation. Ciao Micaelina, salutami da mamma. Si parla con la bocca piena. Hai ragione, scusa. L'info. Poi, come sta Gary, chiedono? Non digli dello spoiler, digli solo che arriverà. Allora, puoi farci un cosplay di Gary? Perfetto. Allora, voi non lo sapete, ma abbiamo già girato un altro video perché c'è stata un'ulteriore evoluzione. Posso spoilergli il titolo? Porto Gary al parco. Non è vero. Ah, no. Morirebbe, non può uscire dall'acqua. Però c'è una bella novità che vedrete lunedì sul canale. Dimmi pazzesca. La programmazione. Le video. Faccio così via. So che cosa è già uscito e che cosa ancora loro non sanno. Domani esce Fall Guys. Ah, domani? Però se ci vedono già giocare stasera già si spoilerano che sono un campione. Poi, domenica c'è il mio nuovo format, quello che adori? Non vedo l'ora. Cosa vuole mia mamma? Ma allora... Continuo a salutare il live, non mi cagate. Ma mamma, ma chi se ne frega mamma? Ci stiamo mangiando, ti saluto dopo, prima devo finire il mio panino. Saluta la zia Monica. Ciao zia Monica! Mi interessa più del panino lui. Non interessa mamma di te. Vuole il panino. Quindi domenica vedrete questo format nuovo. È bellissimo. Vi facciamo vedere solo l'intro dopo. Quella bello. È bellissimo, fidatevi. Bello, È tipo... Fagli un paragone, amore. È tipo un versus. Tipo un versus, però non è un versus per esempio... animale, tipo. No, non è per esempio scuola media contro elementari, ma è Sabri contro Ale. È molto bello. Però quello che c'è domenica è praticamente una puntata zero. Poi non le faremo provare. Un po' meglio. No, è già bellissimo. Per Sabrina è bellissimo, però potevamo fare meglio. Lunedì esce questo. Lunedì esce questa sorpresa mega galattica sulla nostra lumachina. Martedì esce. No, martedì l'hanno spostato qua. Ok, martedì niente. No, martedì esce un video che per me ai vecchi, cioè brutto dire così. Ai vecchi. Ai veterani del mio canale piacerà da morire perché sì, avranno 20 anni, i vecchi. Eh sì, saranno quelli un po' più grandi, quelli che mi seguono da tipo 5 anni. Mi piacerà da pazzi perché è un video stile 2016 dove... Sfocato? No, dove parlo un po' senza filtri, racconto un po', faccio la mia morning routine, parlo un po' di prodotti che uso, faccio la doccia perché dovete sapere questa cosa. Nel video, mentre parlo faccio la tinta, poi vado in doccia e dico Ale me la sistemi tu quella clip perché sono nuda così me la blurri. E sapete Andre cosa ho detto? Ma una volta che c'era un video interessante da editare... Mi dispiace, Andre. In tutto questo, Andre cerca ancora una fidanzata. Se siete maggiorenni, saline. Non sto cercando niente. Non sto cercando niente. A posto, lo so, panino. La cerca c'era la fidanzata. Quindi, se siete maggiorenni, carine e simpatiche, potete contattarci. Cere, perché... lo sentiamo, sicuramente ci starà seguendo. Ciao, Cere, ti stanno facendo una bellissima pubblicità. Perché Cere cerca una fidanzata. E a proposito di Cere, io trovo sia veramente una bellissima persona. Quindi, non capisco come non sia fidanzata. Vuoi dire qualcosa? Mi stanno lacrimando gli occhi, sono felicissimo di mangiare. Giuro. Poi, allora,
Dopo che mamma è stata salutata, sarà felice? Sì. Sabri, sto piangendo, non ci credo che mi hai salutato, ma noi salutiamo. Sì, guarda, piangendo. Saluto anche Goggo. Ciao, ciao piccola, ciao. Che buono il panino, che piangendo ci metto, cioè parlando ci metto tanto. Avete visto il mio video di ieri, dove portiamo mia nonna paterna al McDonald's? Hanno commentato tutti, ma tua nonna prende la birra, perché lei al Mac prende la birra, non ho visto nessuno. La cosa bellissima è che noi abbiamo chiamato la nonna la sera prima, e abbiamo detto, nonna ti portiamo a mangiare al Mac domani, e lei fa, sei sicura che è ancora aperto? E noi, sì, perché? Boh, perché forse non è più aperto, no, così mangi un panino. No, guardate che i panini non li fanno più al Mac. Tu nonna, tranquilla, li fanno. No, no, mi hanno detto che non li fanno più al McDonald's i panini. Nonna, fanno solo panini. No, venerdì non li fanno. Sta dicendo che bel capello che ha Andre. È mio, no, di Weber Burst. No, è mio. No, è mio. Cioè, chi ce l'ha in testa? In questo momento tu, perché non puoi spolare i capelli. Comunque è mio, perché arriverà una cosa bellissima che ho fatto con Weber Burst, che non posso dire ancora niente. Il nome non è che lo dici benissimo. È così, Weber Burst. Poi volevo dirvi, andiamo avanti con la programmazione. Ah, sì. Giovedì esce il secondo vlog del camper, fighissimo. Sì. Che qual è? Quello dove andiamo da Justin anche? Sì, okay. Ridere. Bello. Ciao Justin, se ci stai guardando, quando verrai? Avrò il costume rosa senza i pantaloni come piace a te. Poi venerdì facciamo un'altra live, perché vorrei fare ogni venerdì la live. Sabato esce il video. Quello lì sarà bello, Possiamo spoilerare? Vabbè. Avete presente che Sabrina vi ha fatto vedere mille volte di quei laccetti che si mettono dietro il telefono? Ecco, uscirà un video, sono questi qui. Ce ne sono 12 fantasie diverse che troverete a 3,50€, sembra uno spot, a 3,50€ in tutte le edicole d'Italia, che sono molto carini, sì, molto comodi. Spiega che il video figo che abbiamo fatto, cioè proprio... Allora abbiamo fatto un video per farveli vedere, per presentarveli. Bellissimo. Un po' pazzo, fa ridere, guardatelo. Molto molto ridere. Non so come abbiano fatto accettarlo, perché no, è bellissimo, perché siamo pazzi, però vi divertirete. E domenica? Domenica un'altra pillola, proprio un capolavoro. Abbiamo fatto fare a mia sorella. Ho comprato una roba di yoga che metti la testa dentro e fai l'evoluzione. Ho fatto una sfida con mia sorella, un trauma. Sì. Quindi Nicola è ancora prossima, in ospedale al esatto. momento. Settimana prossima c'è una programmazione pazzesca. Poi iniziano, è venuta oggi Eleonora Olivieri, abbiamo fatto dei video insieme. Arrivano dei video molto molto belli. C'era anche quello con Sofia, il fuck in camper, che è il mio fuck preferito. Invece l'ho finito oggi, quindi è già pronto. Bellissimo. Puoi caricarle. Bellissimo. Poi uscirà un video, questo ve lo anticipo. Noi siamo andati dalla nonna, nonna gamer, che ridere, a girare una mystery box, però il video non è più una mystery box, perché quel video lì si è esaurito in 3 secondi, perché la mystery box non era bella, ma è successo un dramma, è successo un casino, c'è stata una lite in casa ed è tutto ripreso, lo vedrete come una puntata di forum. E Alessia Commisso ci dice ciao. Tu stai mangiando 2 crispy McBacon? No, uno è grano, questo è normale. Esatto. Ma fai schifo. Sai chi mangia le cose per due? Le persone incinte. No, però non lo sono ancora. Ancora? Sfortunatamente non lo sono ancora, però se arrivasse un figlio sarei felice. Carolina, se stai a mangiare... Sarei felice? Certo. Allora, no, Carolina, no. Stasera mangia... È Carolina, È Carolina Scorsas, abbiamo fatto le partite con lei l'altra volta. Brava, mi sei piaciuta. Grazie. Dice, io mangio la minestrina dei nonni, che buona. Alessia Commisso, ciao. Ciao. E Orsetta Azzurra, ciao amore, mi mandi un abbraccio virtuale. Ma perché lo fai tu? Magari lo diceva Pito. Probabile. Non c'è scritto Sabri. Fai che bello. Ok. Ho fame, guarda. Non l'avevamo intuito. No. Ah, Linda, e si è mangiata anche un gelato alle 5 e mezzo. Un però. Calippo. Linda ci dice, non amo oggi il Mac, ma amo voi. Grazie. Quanto si è allenata oggi, incredibile. Visto, avrà fatto 3 minuti di ciclette. Sì, doveva fare la storia. Io ne ho fatti 40 a casa comunque. Io non faccio la ciclette perché mi fa male le chiappe. Anzi, faccio la bicicletta, ti racconto seduta. Questa. Faccio la ciclette, la prima dopo tutte le vacanze, per cui ero marcio fradicio, no? Suonano, era un corriere che veniva a prendere una cosa che dovevo mandare. Scendo giù tutto marcio e quello mi fa: ah, scusi, era sotto la doccia, non volevo. Io, no, ero sulla ciclette. Ah, ho raccontato il mio di aneddoto. Sì. Ciao Sabri,
Quante chilocalorie stai bruciando? 18. Ah, io sono a 150. E gli ho detto, ho già smaltito un Kinder Pinguì. No, no, poi è il Kinder Pinguì quanti ne ha? 200. Perché ho già mangiato un Kinder Pinguì a colazione. Oh. E ci ha provato pure a darmi un pezzo. No, quella era la girella, quindi hai mangiato un'altra. No, era il Kinder Pinguì. Ho mangiato la Nicole, l'ultima girella. Sì, ieri. Ieri. Allora. È arrivata, l'ha vista nel frigo, ho detto, ah, ho visto che c'è la girella nel frigo, poi... Hai già qualcosa da mangiare? Arianna chiede, Andrea, mi potresti salutare Poppy? Mi chiamo Simon. Mi mando un vocale? Ciao Poppy. Dopo glielo mando il vocale. È buono quello che state mangiando? Io, raga, purtroppo il Mac lo adoro. Io no. Ah, aspetta. No, Andrea, non piangere. Io dico prima. Noi prendiamo la cena a domicilio. Tu... No, io mangio il farro. Al faro, sì. Non hai capito? Lui vuole andare al faro a mangiare. Poi, ci ho pensato, ho detto, ma che scocciane che devo iniziare stasera il mio body transformation. Poi se mangia panini. Oggi è un cheat meal, oggi. Come ieri. Come gli ultimi 28 anni della mia vita. Io oggi avevo 99 di glicemia, quindi a posto, la cena. Io adoro il Mac, ma voi siete più preziosi. Alessia dice, ho lo zaino, tuo zaino. Quello. Aiuto! Che nessuno faccia niente. Aiuto! Dai una mano, Gogo, dai una mano. No, raga, aiuto! Vai, butta dentro. Bravo, Gogo. Sì. No, non Gogo, no. Dai, Gogo. È solo salsa. Che schifo. Beh. Uno spettacolo raccapricciante. Allora, io fra poco vado a lavarmi le mani perché dato che devo fare il gamer stasera. Ma se non ti lecchi le dita, godi solo a metà. E va, appiccicano. Ehi! Oh! Si narice addosso, vediamo un po'. Ma è ancora metà panino. Sì, ma è il secondo. Più i nuggets. C'è anche i nuggets. Amore, mangiali tu che io faccio. Li ho mangiati mezzi già. Ma c'è Andrea. No, io ho preso. Vabbè, ho preso due panini. Non hai preso ancora la salsina? Senti, anche tu hai preso. Eccoli qua, amore. Grazie. Eccoci qua. Ciao Riccardo, incita Arianna. Vai. Vai Ari! Sì! È impazzito. Il cane impazzito. Ciao Ale. Io amo i tuoi capelli. Perché devi sapere che Carlotta fa la parrucchiera. Ciao Ale, io amo i tuoi capelli. Che shampoo usi? Ti amo, Carlotta. Si possono fare i gestacci? No, non le faccio. Questo, guarda. No. Camilla dice ciao, tra una settimana divento maggiorenne. Ciao Cami. Salutami tanto la tua sorellina, amore. Lisa ci chiede. No, la sorellina è piccola. Tanti auguri della maggiore età. Anzi, non si fanno prima. Lisa ci chiede che gioco è Fall Guys. Com'è? Che gioco è Fall Guys? Spiegaglielo. È presente The Sims? Non sì, c'entra totalmente niente. Diverso. Completamente. È Hai presente più tipo GTA? Ancora diverso. È una robina. È un Fortnite dove però non spari, non costruisci. Non c'entra niente. È un giochino che si fa 60 alla volta. Boom, testata, via. E sono dei mini giochi, diciamo. Sono delle corse. Molto colorate, simpatiche, ma... Fanno ridere. È finito. È molto divertente giocare, fagli però è molto corsa, difficile. Per fargli capire cosa intendo. Adesso, finito qua giochiamo. No, fisicamente, fai tu la corsa. Ecco Sabri, così. Il Crispy McBacon lo prendo senza salsa. No! Ma come, Gloria? Non si può bannare? No, ma povera Gloria. No, povera Gloria no. Guarda, davvero senza salsa? Bene tutto, ma bestemmiare nella nostra chat no, ragazzi. Guarda, è passato tanto da quando ho letto la Divina Commedia, ma secondo me c'è un girone dell'inferi per loro. Per quelli che mangiano i Crispy McBacon. Sì, e anche per quelli che tolgono i cetriolini dal Big Mac, per me. Allora, ti posso dire la verità, io l'ho tolto per mille anni. Tu non sai la differenza tra cetriolo e zucchina, quindi non sai cosa levavi. Però io per mille anni ho sempre levato il cetriolino. È il buono del Big Mac. E invece poi ho iniziato a mangiarlo ed apprezzarlo. E a causa del cetriolino che non c'è. Hai rubato una patatina? Ti dirò, io per non levare il cetriolo non prendo il Big Mac. Bravo. Non c'è a chi è indifferente. O c'è a chi piace o a chi fa schifo. Cioè non c'è la meraviglia. C'è chi ne capisce qualcosa e chi è pazzo. Che razza è Goggo? Uno Yorkshire Terrier. Alano. Uno Yorkshire Terrier con i baffi che stanno di Crispy McBacon. Yorkshire Terrier, perché sei di Crispy McBacon? È così che lo pulisci? Lei che li baffi? Hai rubato la salsina.
Quanti siamo? Quanti siamo? Dimmi quanti siamo. 4.005. Allora, siamo 4.005 connesse e 4.005 mi piace. Perfetto. Dobbiamo continuare così. Perché hanno finito di mangiare, quindi adesso sono le mani libere. Grazie, mi dai il bacino. Un pezzettino di carnino. Luca dice, lenticchia, voi mangiate mac e io la minestra rip. No, ma lenticchia. Ma mandatevo... No, il pan... Ma lenticchia è un insulto per te, lenticchia. Ma no, lenticchia è lei. Ah. Non lo so, penso di sì. Lei? Non lo so. Luca. Sei tu lenticchia. Ma magari Luca è della mamma. Magari lei è la lenticchia e Luca è il papà, vuol dire. Ma lenticchia parla a te, è il tuo soprannome. E tu lenticchia. Ma non è vero. È il tuo nomignolo. Non è vero. Dai, da oggi chiamatela lenticchia su tutti i social. Però devo dire che basta, to l'ultimo pezzettino. La minestra ti fa molto bene, perché se non mangi la minestra... Salti giù dalla finestra. Bravo, amore. Devo fare un routine proprio... Mi sto trattenendo perché... Non è sempre mia mamma. Che succede, amico? Anche il Mac fa molto bene, no? Sì. La mia mamma ha scritto mi cacate, però ho scritto cacate con la G. Non volevo dire la parolaccia. Gacate, quindi. Gacate, non si capisce. Una cosa giapponese. Oh. L'ha scritto tua mamma. Lei poi c'è la chat ferma lì, anche senza avere la faccia. Perché ferma. A me non riesco a leggere, perché sennò come fai a leggere così? Con gli occhi. Leggi velocemente. Ma come fai a leggere? Ciao, il tuo amo, ti amo, aua, salve, salve, ciao, nascondi, mostra. Allora, ciao, dove hai preso la fascia? No, ciao, sono dei cerchietti. Ciao, lenticchia, ciao. Avrete visto che è un periodo che uso cerchietti a manetta, ma vi spiego il perché. Perché? Spiegalo tu, dai, provaci tu adesso il perché. Dai, perché troppi capelli ti vanno nella faccia. No, provate con il prossimo. Per non fare le treccine che ti rovinano i capelli. Li ho finiti. Ma neanche uno, me ne hai lasciato. Me ne hai dati tu, me ne hai preso, ma io ne volevo uno, ce li ho le patatine, è grasso. Ti sei mangiato due panini. Ti offro il mio cibo, mi dai mi insulti. Ce le ho le patatine, le ho perse, ma ce le avevo, non le vorrei le patatine. Dicevo, indovinate perché il cerchietto, Andre, secondo te? Perché un cervello stringe ossigeno. È molto più facile la risposta. Perché così non ti vanno i capelli negli occhi. Molto più facile. Perché ti danno un tocco di colore. No. Sono un punto luce nel tuo outfit. Anche, ma in realtà di base è perché io ho i capelli molto fini e praticamente dovrei lavarli tutti i giorni. Cosa che non voglio fare. Ah, scusa, per non farsi la doccia. No, la doccia, oggi mi sono fatta la doccia ma non ho lavato la testa. E quindi tenendo quindi i capelli così in testa? No, non mi danno fastidio. Cioè tu sei andata in palestra e non ti sei fatta la doccia. Mi sono fatta la doccia, non ho lavato i capelli. Con le salviette. Beh, no, nella doccia tua, non ti ricordi che stavo per andare e tu devo farla prima io. Sì, e poi non ci sei andata dopo. No. Subito siamo andati a mangiare. Subito sono andata. E poi arrivate l'onore Olivieri. Subito sono andata. Però tecnicamente... Non guardate il pisellino del mio cane, Vi ho visto che lo guardavate. Io lo Andre, non guardare il pisellino del mio cane. Lo censuro io. Perché non si può, è una cosa privata il suo pisellino. Il tuo non è privato. Già più grosso. Il tuo non è privato di pisellino. Spero di trovate le foto di amico.andre. No, grazie. Ciao, sono Maria Chiara, vorrei un soprannome Ili. Nazzo Ansa Brica, devi dargli tu il soprannome, io non sono più brava. Si chiama Maria Chiara? Chiara Maria. Un bel soprannome. Allora, vado a buttare questo. Bellissimo. C'è anche qua il sacchetto, amore mio. Mi porto qualcosa? No, grazie. Un panino. Poi, vediamo. Un po' d'acqua. E dicevo, tutti questi cerchietti qua, io ne ho comprati un po' al mare nei negozi a 3 euro. E poi da Claire. Che Claire non è quella di Modern Family. Family, lo sapevo. Ma è tipo un posto che è con l'insegna bianca e viola. E ah, vede... Claire? Sì, vende gli orecchini, vende un po' di cose. Ah, Accessorize. No, Claire si chiama. Perfetto. Non fate entrare i gatti. No, Andre, puoi leggere tu la chat? Sì, potrei leggere. Vai. Ciao. Fare un attimo. Gioacchia The Sims. Dopo sì. Ciao, mi dai un soprannome. No. Vorrei 8 soprannome me. Ok, basta, non la legge più Andre. Ma non la legge più. Ok, vediamo. Oggi sono accanto all'albero. Ari, come hai fatto? Quiz chi dice buon salve. C'è scritto quiz che dice buon salve. Oggi sono caduto dall'albero. Come buon stai? Salve non è che noi, Che ne so io? Non mi risponde. O Valeria. Non lo so, non mi ricordo. Dice buon salve. La salvate la live? Sì, la salviamo. No. Per forza, il mio canale. Dove hai comprato la maglia? Da Bershka. Come tutte le altre che ho. Io indosso il mio merchandising o robe da Bershka. Ciao. Verrai. Amima. Ma Amima. Verrai mai a Carrara? Allora, come saprete. Purtroppo oggi no. Gli eventi sono stati sospesi per il coronavirus. Cioè non è che sono stati sospesi, è che io non mi fido a fare eventi.
So che qualcuno lo sta facendo lo stesso, ma io mi sentirei troppo in colpa se anche uno solo di voi si ammalasse. Chi? Franco, facciamo Franco. Franco si ammalasse. E è molto cagionevole lui. Esatto. E quindi non, diciamo che preferisco aspettare ancora 3, 4, 5, 6 mesi piuttosto che avere il rischio di far star male anche uno solo di voi. Oltre a Franco, sì, sì. Mario. Mm, Mario. Perché e... tutti i maschi e le femmine non si possono ammalare? Flavia. Ok, Flavia. Flavia. E quindi preferisco. Preferisco fare così, aspettare un po', tanto comunque... È tornato, piri piri piri. Tanto prima o poi ci vedremo e io e Ale vi avevamo promesso che arriveremo in tutte le regioni. Sì. Tutte, compresa... In un solo giorno? No. Sì. Compresa la Valle d'Aosta, ciao, compreso... Dimmi 5 regioni. Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Campania, sì. Marche, sì. Sicilia Sardegna. Sono tutte una Sicilia Sardegna. Vuoi un caffè? No, grazie. Sì? Ah, perché raga, ho comprato da Dale i caffè Deck. Sapete che Ale è pazzo di caffè. Gli abbiamo comprato il caffè Deck e quindi da questo momento lui gode anche la sera perché si può fare il caffè. A me non piace il caffè. Lo trovo schifoso. Anche Termoli? Anche a Termoli. Ma no, nella regione, non so dove verremo. Ma vi promettiamo che arriviamo in tutte le regioni. Sì, un altro Corgi. Lilicat non ha scritto niente. Ciao Lilicat S, ciao, come state? Anch'io sto mangiando il Mac TVB. Chi è che continua a scrivermi qua? Ele che ti voleva dire che il cappello di Andrea è bellissimo. Il tuo cappello è mio, Ele, non è mio, non ma è suo. Il segreto non è il cappello. No, è che è figo il modello lui che lo porta. Certo. Lo porta, non importa, nel senso quella che si apre. Allora, scegliete un po'. Vogliamo iniziare a giocare a Fall Guys o a The Sims? Facciamo uno Straw Poll. Io? Anzi, potremmo fare più cose, per esempio. Più cose? Cosa facciamo? Allora, mettiamo qua chiacchiere. Poi, facciamo le chiacchiere? No, non le ho. Fall Guys o The Sims. Pestiamo Ale, metti. Cos'è questo? Boh. Crea. Mi controlla che non ci siano persone che continuano a votare di più. Ah, ok. Ve lo metto qui in descrizione, ragazzi. Non so come si faccia. Mettilo nel messaggio. Mettilo come messaggio e puntalo in alto. Si può? Penso di sì. Fermo la chat. Tasto destro, pallini. Rimuovi, fantastico, non c'è. Beh, ve lo spammo qua un po' di volte. Basta. Nella chat. Metti? Vedrete che c'è un link. No, io posso, sono l'admin. Voi potete premere su questo link e scegliere che cosa preferite fare. Intanto non so se si vede, ma sto swappando, mettendo a manetta questo stroppo. Come stai swappando? Ah, visto quanto sono brava. E allora scrivete qua, cioè votate qua, così scrivete, la prima votate mezz'oretta, tutte e due. La prima mezz'oretta faremo questa cosa qui. Vediamo intanto cosa votano. Tu qua, Andre, cosa vuoi votare? Io vediamola per ora. 50% okay, se The Sims. Così, guarda, dare una mano a picca a fare il caffè. 41 Fall Guys. Siamo molto vicini, eh. Oh, ma in tempo reale! Wow, guardate che bello! Wow, quanto salgono i voti! In base a quello quanto che ci dicono i voti, incredibile. Tantissimo. Ok, va bene. Siamo sempre 41-49. State votando tantissimo, che bello, vi lascio 5 minuti. Siete già in 1000 ad aver votato, vi amo tantissimo, siete fantastici. Metto ancora un po' qua nella chat, così almeno riuscite a prendere, anche gli altri possono prendere il link. Ciao Giulio, ti voglio bene. Non ti posso dare la conferma adesso, ma non penso ci siano problemi a fermarti a dormire. Ciao amico. Vai, digli qualcosa, digli. No, hai già spento il numero vocale. Questo di Andre. Siamo sicuri? Allora Ale, stanno votando se fare prima The Sims o Fall Guys. Per ora siamo The Sims 9% in più. Diciamo che le chiacchiere non le vogliono fare. Vogliono fare, potremmo fare mezz'ora di The Sims, mezz'ora di Fall Guys. E poi se voi non avete più voglia, andate di là, io vado avanti un po' con The Sims. Bene. Stanno, guarda quanti votano. Quanti votano, ma è incredibile, come fa? È magia. Stanno votando in tantissimi. Vi amo. Fall Guys sta recuperando un po', eh. Se vi chiedeste... Se vi chiedaste? Vi chiedeste... Qualcuno di voi sa l'italiano? Che cosa è Fall Guys? È quello che stanno facendo tanti youtuber con i bamboccini sì colorati. Sì, qualche nome. MyVJ, io ho visto i suoi video. Non so e tra l'altro lo sfido. Nel video che esce domani lo sfido.
Mi lancio una sfida che lo supererò. Dai, ma come fai a messare il cestino da un metro? Manda pure la sedia addosso a Pika, sì, sì, non mi serve la faccia. Ok. Guarda. Chi è? Non te lo posso dire. Chi è? Vediamo. Ma non si vede però. Appunto. Chi è? Cos'è? Cos'è? Mi hanno fatto i complimenti scrivendo la colorazione dei miei capelli. Rispondiamo ancora a tre domande e poi vediamo di giocare. Sì. Allora. C'è solo scritto che voglio giocare. A Roblox, raga. Vuoi raccontargli la roba di Roblox? Andre, vorrei provare Roblox. Tu lo conosci? No. Se vuoi lo scarichiamo. Sì, è che io non riesco a fare l'account. No, io riuscivo. Sei tu che non riuscivi a fare la scusa, no, io non riesco a scaricarlo. Ho detto, aspetta che ci provo. Bene, a me manco riesco a fare l'account. Quindi non riuscivamo a fare, sapete quella roba tipo dei semafori? Lì dovevi girare qualcosa. No, dei semafori, tipo. Premi esatto. Sì, solo che ci sono 9 immagini. Dovevi girare 12 immagini, dovevi girare ste cose. Cos'è? Un sudoku? Sì. Devi fare? No, allora c'è l'immagine Sabri, tipo. Ti sei mangiato due Big Mac qua e ti stai mangiando un pacco intero di carne. Ma magari sono incinta. È incinta. Se sono incinta li posso mangiare? No, lo uccidi quel bambino se sei incinta. Nasce che c'è già il colesterolo. Vabbè, tanto non sono incinta, quindi posso mangiare. Allora. Mi prude. Oh. Ultimo minuto per votare. Vi rimetto qua lo Strafball. Allora. Votate. Faremo mezz'ora di quello che scegliete e poi dopo mezz'ora cambiamo. Sono arrivate un sacco di donazioni. No. Io ne ho viste. Una. La mia coroncina, ciao amore, ci sei sempre, che bello. Grazie. Anch'io sono sempre. Mi mancate anche tu, mi manchi tanto. Ma lei c'è sempre. Più di me, praticamente no, ma sempre. Io adoro le persone che sono sempre, cioè che sì. Vengono agli eventi, che ci sono sempre nel fandom, che scrivono, che non ci abbandonano. Nasuana vuole un soprannome perché così ci ricordiamo di lei. Potresti dargli un soprannome? Caramella gommosa, ti piace? Caramella gommosa, bello. Bello caramella gommosa. Giulia dice, vi vorrei incontrare. Anche io vorrei tanto incontrarti. Dagli l'indirizzo, così viene. Ci troviamo a Vimodrone. Allora, già l'altra volta hai spoilerato la casa nuova. Vero. Quando hai detto cosa? Quando hai detto cosa? Hai detto benissimo, l'hai spoilerata. Quando hai detto allora, vediamo. Col 50% dei voti vince The Sims, quindi faremo mezz'ora The Sims e poi andremo a giocare penso a Fall Guys. Non è il massimo, vado a fare un altro che... No, Andrea, vuoi solo non stare qua mentre gioca a The Sims? Potete andare di là se volete, però... Ma cosa, c'è la sua espansione? A lei le piace perché la sua espansione. Io farò... Vuol dire c'è l'espansione? Ho comprato l'espansione di Star Wars per te. Ti faccio un rumore e tu capirai. Star Wars? Ma cosa vuol dire? Che c'è l'espansione di Star Wars? I costumi c'è. Puoi creare un Jedi. Sono due, adesso qua ce ne sono tanti. Puoi creare un Jedi. Ma non i costumi. Ma allora vado a prendermi il mio assistente. Oddio, no. Ma a lui piace il Mac? Non lo so. Facciamolo mangiare. Vado a prenderlo. Posso mettermi su quello? Loro non lo sanno, non gliel'ho ancora fatto vedere. Aia. Vediamo una storia su YouTube. Raga, non vi posso far vedere cosa ho lì, ma è una roba meravigliosa. Eccoci qua. Allora. Un attimino che vi sposto così potete vedere tutto. Io mi devo spostare? Non ho idea, potresti far partire The Sims. Sì, ma non capisco perché non vada. Ah, eccolo! Lì, io lo vedo. Eccoci qua. Cioè, scusa, tu hai... Però devo mettere la chat sotto. C'è il gatto Stream Deck che è fatto apposta per tutte queste cose. Sì, ma se non me lo fai partire tu. Ah. Ok, così almeno vediamo anche chat e tutto. Hey you, mette Harley e Jay, hey you! E Alessia commisso dice Roblox. Non siamo riusciti a scaricarlo Roblox. Però magari lo porteremo prima o poi. Allora amore, voglio far vedere una roba. Roblox, Minecraft è ancora più brutto. E ce ne vuole. Mi mancano delle cose, mi manca. Aia. Moschino non mi interessa. Mini case non mi interessa. Come mini case sto non ti interessa? Ti interessa mini case? Sono le cose piccole. Quindi nella botte piccola c'è meno vino. Capito. E poi portento del punto. Sì, però abbiamo nominato Star Wars. Ecco. Eccolo qua, te faccio vedere. No. Allora, viaggio a Batuu. Cos'è Batuu, amore? È un pianeta. Ok, vi facciamo vedere un po' che cosa c'è in questa espansione. Il pacchetto include... Guarda cosa c'è. Stormtrooper. Tutti questi costumi qua. Bene. I capelli che sono di Leila, questi qua? Così no. Sono capelli nuovi, tutti questi vestiti un po' da imperatori. Da imperatori? Non sì. Lo so. Cose strane, i caschi. C'è anche oggetti della moda. No, ti prego, facciamo uno con questa roba qua. Non mi piace. E poi penso che c'erano anche gli oggetti. Sì. Guarda, costruisci. Eccoli qua.
Amore, dici che cosa ti piace. Fa vedere. Cioè, tutto un po' a tema. Cos'è questa? Una statua della libertà di Star Wars? Sì, ma non è importante. C'è uno speeder, no. Bello. C'era lo speeder. Cosa è lo speeder? Lì, quello là a destra. Questo? Sinistra. Questo? Sì. Ah, sì, l'ho visto nel set Lego. Brava. Wow, poi cosa c'è di famoso? Questo? Non vedo cos'è, non riesco a capirlo. Fantastico. Tutta roba porte, un po'... Porte, caschi, bello. Tutto bello. Wow, c'è pure il coso, il bancone. No, adesso almeno gli sostituisco. Chi? Yoda. Non so, no! Parlare. Allora, potresti carichiamo una Yoda, partita. Crea uno Yoda con voi. Aspetta, è un mese e mezzo che non gioco. Ricerchiamo un attimino, vediamo non dove siamo arrivati. Vogliamo Star Wars? No, è a pagamento dei Sims? Sì. Baby Yoda sta dormendo. Dove? Neanche un figlio lo tratterrai. Modi, non so parlare. Tratterrai? Tratterrai? Oggi. Vabbè, quello. Allora, dove abbiamo la casa? Tu sei in colonia con mia sorella da qualche parte. Mi hai messo i detriti da qualche parte. Sì, nei detriti. Qua. Allora, dove siamo noi? Non mi ricordo più dove siamo, raga. Siamo Zampi Clinico. Ah, già, dovremmo essere qui. Wow, andiamo nella nostra casa a vedere dove siamo rimasti. Se quando avrai un figlio lo tratterai aperti? Così, guarda. Ma infatti, perché dorme con gli occhi aperti? No, amore, è geloso, Coco. È geloso. La pupilla. No, è geloso, poverino. Hai visto che si è amore, ma cosa fa questo papà? Cosa fa questo papà? Coccola un altro bimbo, allora io coccolo te. Ah, già che stai caricando la partita. Vabbè, ci vediamo alla prossima live, ragazzi. Aspettate. Devo coccolare il mio bimbo perché lui coccola il suo. Lo metto qui. Vabbè, io coccolo il caffè allora. Coccoliamo. Qualcuno ha detto caffè, vado a prendere un altro? Coccoliamo, mio bambino. Non guardategli il pisellino. Ecco. Pica si era girato apposta per vederlo. Ciao, Pico. Non puoi bere il caffè. Allora, caffè. Ti ricordi Giunco? È lì Giunco. Amore, prendi Giunco. Che lo vogliamo vedere, è lì dietro. Ha fatto i fiori pure. Quello allora, cambia. Quello lungo. È quello lungo? L'altro è il figlio perché mi si è spaccato. Questo? Sì. E qui, vedete? Qualcuno ha detto signor Giunco. È qui il signor Giunco. Bello. Pensa che non so se lo vedono. Sì, sì, lo no, visto. Non lo vedono. Hanno detto che l'hanno visto. Ho detto, non sì, è vero. Sì, sì, ecco, ah, Giunco, sì, l'hanno visto. Giunco. Allora, ragazzi, vediamo un po'. Ti amo Ale, ti grazie. Amo Sabri. Vabbè, ciao ragazzi, me ne vado. Andre, fai schifo. Ma sarebbe bellissimo mettere il green screen che noi corriamo in mezzo alla strada. Sì, sarebbe carino. Vediamo dove siamo rimasti. Allora abbiamo Alessio che gioca a vuoi uno spoiler? Ale perde. No, Ale prende un albero in faccia. Come questo è stato. Si prende l'albero in faccia. Ale gioca insieme a Monica. Io... Che sta vincendo? Non lo so, adesso guardiamo, io dormo. Però questo è il pisolino, non è proprio la nanna, perché vedi che sono fuori dalle coperte. Quello è il pisolino, questo è il pistolino. No, no, coprilo, censuralo. Monica ovviamente gioca con Alessio. Sì. Per ma chi non sapesse... Immobili. No, se ho messo io in pausa, per chi non sapesse chi è Monica, è una fan che abita tra le nuvolette. Poi abbiamo nostra figlia, Carlotta, dobbiamo cambiare cos'è, il nome perché abbiamo deciso... Ah, non capivo. Abbiamo deciso che se avremo vabbè, una figlia... quando vuoi parlare sì, ce così, la chiameremo Jessie, Chloe. Nessuno sta capendo quello che dici. E stasera. Poi Leonardo, questo è l'altro nostro figlio. Sta in equilibrio perfetto. No, più o meno, diciamo. E poi c'è il nostro cocco Salentino che sta guardando i popcorn. È bruttissimo questo. Non gli è cresciuto il pelo, non gli è cresciuto. Allora, vediamo un po' che cosa possiamo fare. No, povero Andre, ma no, lo sappiamo che li volete bene, non vi preoccupate. Io direi che voi qui, nei commenti, potete dirci... Sono vestito esattamente così. È vero. Incredibile. Nei commenti lunghi, potete dirci che cosa possiamo fare in questa, potete in questa giocare cosa. Potete giocare a The Sims. Come si chiama la serie The Sims? Si chiama Sabrica. E... vediamo. Eh sì, Andre, tu mi guardi che cosa vogliono che facciamo, perché Andre. Per ora... Katia, lo veda, ti adoro Andre. Ciao Sabri, sono una bussola, sono appena entrata nelle bussole, ciao bussola, non posso mettere il ristorante. Ho creato il canale di Pika. Okay. Fantastico. Tanto non posto video. Allora, postagli i tuoi video. Anzi, se vuoi postare qualcosa, già che l'hai creato... Ti do anche un'idea per un format, Body Transformation. Allora, io ho un'idea di che cosa potrebbe succedere adesso. Il ristorante, adesso. Per esempio, Alessio... Allora, vince Monica, perde Baby Pika per 3-2. Bagno altro figlio. Alessio potrebbe andare a svegliare la sua dolce metà. Con un bel bacio di quelli ci sta. Belli passionali.
quelli che non mi danno nella vita. Ma scusa, la webcam si vede Baby Yoda? Devo spostarlo. Fai crescere i bambini. Non si vede perché è un po' piccolino. Guarda, tristino. Allora, vediamo Alessio che viene a darmi dei super il baci. Ristorante. Guardate come mi sveglia dolcemente. Ma che bei calzini che ho. Un bacio però, amore. Un bel bacio, un bel bacino, un bel bacino. Perché dov'è? Non sono ancora incinta? Devi andare subito in bagno, vedrai. No, non penso che devo andare subito in bagno. Guarda dove sto andando. Buon appetito, Sabri. Fai Zac. Aspetta, prima devo vedere dove sto andando. Pica mi ha bannato, c'è scritto. Molto perché probabile. Avrà scritto qualche cagata. Ha scritto che c'è un diavolo per capello. Raga, sto facendo qualcosa di bellissimo, me lo sento. Fai innamorare Monica con un vicino. Abbassate l'aria che si congela. Fai vedere. No, sta benissimo. Fammi vedere. È giusto. 21 gradi, perfetto. Adesso ti meriti che non ti sei idratata. No, adesso. Fa freddo. Voglio vedere dove sto andando. Alle 17.35 in autunno. Fai crescere i bambini no, e fai raga, un altro. Ma veramente. Ma non lo so, ma sono problematica. Sono andata a giocare agli scivoli con le noci di cocco sulle tette. E... fai Andre. Però guarda, ho raggiunto il livello 4 di forma. Bello. Sì, con mezz'ora di palestra stamattina. Mezz'ora? Almeno 40 minuti. Ti ricordo solo che non c'aveva la testa, ha dovuto fare anche la tessera, quindi... dico solo questo. Ma non avevi la testa? Non la trovo più. Mi hai detto ne ho 42. Sì, ma non vanno bene, era di Giulio quella che ho usato oggi. Ti hanno detto ciao Giulio, come sei cambiato? No, mi hanno detto non va bene, non è tuo, dobbiamo buttarlo. Tu gli dagli una cosa rossa e dicevi no perché c'ho questo cartellino verde, mi fa passare ovunque, così capivano che eri tu. No, ma scusami, adesso cosa stai facendo di concentrato? Sono la fan numero uno. È vero, abbiamo fatto il ristorante. Amore, potremmo fare un appuntamento romantico? Sai che... noi abbiamo fatto il nostro ristorante. Salurami. Ma non mi ricordo come si fa ad andare a lavorare al nostro ristorante. Allora, prima cosa che ti devo dire è: mi hai incastrato in questa live dicendovi Star Wars, facciamo Star Wars. Non ce ne frega niente. Ancora non ho visto niente. Io. Non so cosa devi creare un Baby Yoda. Ma no, il Baby Yoda è nella sua camera, guarda. Non l'ho visto prima. Che hai detto. Ah, sì, c'è. Qua. Ma quello lì. Ok, allora crea uno Yoda adulto adesso. Lasciami. Allora, vediamo cosa possiamo mettere in casa di Star Wars, ok? Lasciami vedere bene quel Baby Yoda lì. Sì, ti faccio vedere con le espansioni che cosa possiamo mettere. Vediamo. Pack. Dici che è un pack? No, è un'espansione, l'hai appena detto tu. Espansione. Contenuto. No, non quello. E dov'è allora? Esatto. Anche lui Sabri, è un pack. È un pack. Te l'ho detto. Al lavoro, usciamo insieme, vita in città. È l'ultimo, eccola. No, vita universitaria, qua sotto allora. Te l'ho detto. Viaggio a Batu. Eccolo qua. Ci sono anche le stanze a tema, guarda amore. No, le stanze a tema. Guarda le stanze a tema. No, vediamo la stanza a tema. Bello, una bella stanza. Ma anche perché non saprei dove metterla. Eccola. Questo ti piace. Questo no, guardiamo gli oggetti. Allora, viaggio a Batu, in cucina non c'è niente. In bagno non c'è niente. Bella espansione, sì. No, ma perché sono gli oggetti. Perché si è messo nelle stanze, vai qua. Guarda, se io vado qua, adesso vediamo tutto, vedi, mostra tutto. Allora, per esempio, potremmo arredare la tua stanza tema Star Wars. Mi ricordo quant'è che giochi a The Sims, che non mi ricordo. 5 anni più o meno. Allora, io inizierei col lampadario. C'è l'info davanti. Ragazzi, facciamo esplodere questo video di like. Esatto. Okay. Lampadario, amore, oddio, che brutti. Sono tipo tutti questi qua. Ma cos'è sta roba? La miseria, ma che stanza devi avere? Infatti non possiamo metterlo, è troppo grosso. Sabri, crea Yuriko. Così, a io caso. Io sto leggendo quello che c'è scritto. Goku deve giocare. Ma amore, ma cosa sono questi cosi? No, vorrei dei lampadari normali. Quelli? Belli. Ma... sono da esterno, Sabri. Devo sposare Baby Yoda, mi ciao, dispiace. No, non c'è. Ho capito. La vostra Rapunzel. Ciao, Rapunzel meno, mia. Minore di tre. Ciao Sabri, ti ricordi il mio barboncino Lucky che giocava con Gogo alla... potrebbe essere qualsiasi cosa perché non riesco a vedere... sì, no, mi ricordo! Dove eravamo? A Roma? Chi va a Roma? Perde la poltrona! Certo che mi ricordo il tuo barboncino che giocava con Cocco, bellissimo, amore! Stavo dicendo, amore... bambino, adoro. Questo dove la posso... farai una playlist di The Sims? Cioè già, si chiama Sabrica. Ah, ecco. Ma sono tu... bello, lì ci no, sta. Dai, fate vedere Goku. Bellissimo. Ma io ci posso salire su qualcosa? E sei per andare nel... che colore la vuoi, amore? C'è rosso... Quarto. Non la vuoi giallo e blu? No, la voglio con quella di Luke Skywalker. Tipo così. Non è proprio un po' così, cagare. Sembra militare, amore. Ma quella di Luke Skywalker. Poi, sto morendo, c'è una panca lecita. No.
Alessio stasera ha un diavolo per capello, vedi? Amore, ma potresti andare giù per favore, bimbo? Ma poverino cosa? Ma poverino. Amore, guarda che cosa ti può piacere che lo possiamo mettere in casa. Cos'è sta roba? Una bistecchiera? Sì. Un barbecue? No, è fucile laser. Vabbè. Degli Stormtrooper, vedi? Beh, non sono dei fucili Stormtrooper. Di Star Wars. Hai visto? Però ancora non gli non sono riuscito mai a fargli vedere neanche uno. Ma questi sono super Stormtrooper. Mi hai cancellato lo speeder. Scusa. Questo cos'è, amore? È un sempre da Stormtrooper. Ma quel coso là dell'Ordine dei Jedi che cos'è? Cos'è dell'Ordine dei Jedi? Là, no. Destra. Sparito. Là giù, non so più dov'è. Là in basso, ecco. A destra, questo. Giù, ecco. Sinistra di uno. Uno a sinistra, ok. Uno stem. Bello. Ah, è solo uno stem. Però potresti metterlo, sai dove? Sulla lavatrice. Perfetto, grazie. Sulla lavatrice, così amore, quando fai la lavatrice c'è lo stem, sì. Lo stem agito. Fate un sim alieno, vedi? Vogliono Yoda. Un sim alieno. Ciao, bellissimi, inteso Andre, manchi tanto. Amore, una cassa. Scritto, però. Vediamo cosa c'è qua. Senti, io ho letto quello, cioè, ho il diabete. Ma cos'è sta roba, amore? È per sposarsi. Ma sembrano le gambe di coso? Sì, sembrano le gambe di quello. No, R2D2 BB8. No. Gli unici due senza gambe. Uno è una palla e l'altro è un quadrato. Hai già capito che gambe intendevo io? Ciao Ricky! Quelli che spandano. Mi manchi tanto anche tu, cucciolo. Stai bene, amore? No. Ma cos'è sta roba? Per fare le corse. Ma amore, c'è una casa più grande, dobbiamo comprare più grande, terreni. Guarda quanto è grande qua. Dobbiamo comprare dei terreni. Sì, con l'espansione. Cosa? Non so. E poi ciao. Ok. Questo ho trovato lampadari, amore. Questo piccolo cane deve mangiare. Un bacone. No, ho già mangiato. Ecco qua. Amore, quale ti piace il lampadario? C'è questo? Bello. Sembra tutti questi qua. Bello. Non va nessuno, però. No, vedi? Vanno tutti, devi dirmi. Sab crea Yoda come un Sims alieno. Capito? Creiamolo. Ma aspettiamo tutti quello, non ce ne frega niente del tuo lupo. E che palle! Non si dice. Sabri? Noi vogliamo andare a esplorare il mondo. Perché stai salvando? Non hai fatto niente. Ho tolto il lampadario. Capisco. Così la mia stanza è buia adesso. Vabbè, dopo te la metto. Grazie. Allora, vediamo. Allora, andrebbe, vai a cercare Salem. Basta aprire la porta che andrebbe e arriva. Carica una partita. Vuoi fare un campo da tennis? Ma non ho più spazio, dove lo faccio il campo da tennis? Dovrei affittare... in casa, dovrei affittare una location molto grande per fare i campi da tennis. Ma che cade le notifiche piene? Io faccio l'attrice, però l'attrice è senza apostolo. Mi sono tolta un orecchino. Perché? Allora, non mi piaceva. Vi vediamo qua. Oh, occhio raga, ci vedono, Modifichiamo. Vi vediamo. Matitone? Cosa vuol dire che devo fare i baby Yoda alieno? Sono un cane piangere. Allora, aggiungi un sim. Eccolo, guarda come brilla! Perché brilla quello? Così gioca quello. Con la genetica. Cos'è il terzo che brilla? Occulto! Brilla! Quello sotto. Occulto può essere alieno. Sì. Vampiro? Sì. No. Basta, no. Non ci clicchi però. No, volevo farveli vedere. No, sì, alieno. Non ci devi cliccare. Ce l'ho detto. Allora eliminiamo. Allora, riprovaci. Volete far veramente alieno? Vediamo. L'ultimo cos'è? Sirena. Incantatore. Alieno. Ah, beh, un mago. Alieno. Andiamo a fare Yoda? Ma è blu. Ecco, ma perché c'ha le chiappone? C'ha le chiappone. Adesso non ce l'ha più. Allora. Yoda è femmina. Quindi non si può fare. Yoda è maschio o femmina? Maschio. Yoda è maschio. Quindi piccolo. È maschio. Mettilo vecchio, sì, no, è vecchio. Brutto. Sì, no, è vecchio. Yoda è vecchissimo. È vecchio o piccolo? È vecchio, non è che uno esclude l'altro, È vecchio e piccolo. Oh. Ma che brutto. È una mostruosità questa qua. Cambia di colore, però non capiamo. È una mostruosità proprio di Quindi possiamo non averlo. Sì, non abbiamo. Meno male, grazie. Ma loro l'hanno chiesto, però non si può fare. Ma ce l'abbiamo già Yoda nella sua stanza. Sì, non cioè, bellissimo. Ragazzi, vedi, poi siete anche voi, tu e Nicole. Andiamo a vedere cosa sta facendo. Allungando le mani, hai visto? No, non è voglio. È proprio realistico questo gioco. Perché ridi, Sabri? Non capisco. Perché sei un po' stupida. Fallo capellone. Ok. Ma un attimino, vorrei perché... Aspetta, questo messaggio è importante. Pippi. Ok.
Si vede che appena iniziata la live c'era pippi pippi pippi. E dov'è il mondo? Raga, vi ricordate dov'è il nostro ristorante? Sì, The Sims. È qua dovrebbe essere. Tu lo sai, Andre, perché abbiamo comprato. A me mi è noioso. A me mi è noioso. Allora, Alessio, vai un attimino al ristorante a vedere come abbiamo lasciato il ristorante. Perché questa puntata qua dobbiamo un po' ricordarci quello che abbiamo creato. Sì, non vedevamo l'ora. Quando finisce la live, vedi? No, voglio sapere quanto siamo ancora connessi. Staremo almeno un'altra oretta. Ma di The Sims? Vorrei... No, adesso giochiamo a Fall Guys. No, giochiamo a Fall Guys, sì. Voglio un attimino vedere un po' qui. Poi giochiamo a Fall Guys, poi voi ve ne andate alle palle e noi giochiamo a The Sims. Veramente bello. Nessuno vuole giocare a The Sims, però hai visto? Hanno votato tutti The Sims. Ma perché hanno sbagliato? Amore, potresti scendere? L'ho tirato su io. E allora riprenditelo. Vieni qui. Amore, devi andare a lavorare. Cioè, perché non sei andato a quanto lavorare? Quanto dura la live? Pianifica un evento sociale. Sai dove hai preso il peluche di Baby Yoda? Io l'ho comprato Ale al Disney Store. Amore, metti giù per favore il cane. È ancora sulle mie gambe. Registra al Ministero del Lavoro, cerca un lavoro. Ma io, scusa, cerco lavoro, non posso andare a lavorare al mio ristorante. Clinica veterinaria. No, la clinica veterinaria l'ho già avuta. Ed è abbastanza difficile. Bene, ti ho detto adesso di cercarti un lavoro. Guarda che cosa fai. L'ho cercato, fatto, ho trovato un amico. Maria De Filippi? Sì. Vuoi andare a fare il postino? Sei tu Sabrina? Sì. C'è posta per te. Ma grazie. Niente, non te ne frega niente da cercarti il lavoro. Però. Sì, sei abbastanza sciolto. Fate fili fichi. Fichi fichi. No, facciamo fili fichi. Facciamo fichi fichi. No, fili allora. Fichi. No, fichi fichi. Sabri, dove sei? Mi annoio, rispondimi. In The Sims oggi. Mi annoio, rispondimi. Allora, facciamo così. Sabrina, va da Alessio che è concentrato. Io sto andando a lavorare. Ma giocata no, a no. Neighbor? Stai andando a smaltimento digitale. Bravo. Stai andando a smaltire qualcosa. Mi sembra la bambina quella lì degli horror. Non è vero, mia sì. Figlia. Allora, Sabrina... Puoi andare a chiedere a Ada di fare i fichi fichi, guarda. Cerca di avere un figlio nella sauna, nella vasca di idromassaggio. Allora, amore, ti dico una cosa. Allora, sentite no, questa. Questo sentite gioco. Questa. No, 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 sentite questa. Io faccio un tentativo. Se sono incinta, se rimango incinta su The Sims, vuol dire che rimarrò incinta nella vita vera. Ma in base a quale regola? No, no, nella regola. Allora, se rimango incinta con su The Sims, vuol dire che entro i prossimi 3 mesi rimarrò incinta. Sì. Batti dito. Batti dito. Batti dito, se hai coraggio. Ma non è collegato. Se hai coraggio, battilo. Crea una coccinella gialla. Ok, allora, puoi scegliere, cerca di avere un figlio di idromassaggio nella sauna. Beh, nell'idromassaggio, nella sauna si ok, allora ragazzi l'ha detto, se io rimango incinta qui nel gioco vuol dire che il destino vorrà che entro 3 mesi ce l'avremo anche noi, vediamo. Ma non è così che funziona. Magari sì, che ne sai? È destino. E magari sono incinta ora. Ma chi è quella? È la golf. E cosa sta lì a fare? Ma facciamo fichi 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 fichi? Sì. Ma nella culo lo fate? Dobbiamo fare perché perché state zitti. Ah, ok. Non mi sembra molto intenzionato. Guarda come sto lì. Infatti come si chiama la serie di The Sims? Si scrive Fall Guys, raga. No, fichi, non fichi fichi. Giochi in Brawl Star? Fate la serie. Ciao, sì, Sam, ma c'è ciao, la colpa e nostra figlia lì da vi fianco. Ma infatti andremo da qualche parte. Ma che illuminazione c'è? La sera. Io, a Barbara D'Urso? A me piace tanto l'illuminazione. Prima, infatti, hai visto era buio. Sì, guarda dove andiamo. Stiamo andando, amore. Sei emozionato? Stai per avere il tuo terzo figlio. Non vedo l'ora perché se rimango incinta qui, rimango incinta nella vita. Se invece non rimango incinta qui, non rimango incinta nella vita. Nei prossimi 3 mesi. Mi piace che la nostra esistenza sia controllata da The Sims. Sì. Vai, pregate per noi. Pregate per noi. Allora, chi di voi, tra tutte queste 3200 persone che ci sono, vorrebbero un figlio vero tra me e Alessio? Non mi interessa. Immaginavo. Non mi interessa proprio. Ehi, allora... ci stai, fichi, fichi con me. Ma non possiamo mettere... Ma Alessio! Siamo morti. Cosa stiamo facendo? Come si chiama la serie? Sims Sabrica, la trovate sul mio canale. Tu sei morta affogata. Ma sono morta affogata. Altro che fichi fichi. Guarda che bello. Guarda i cuoricini. Ti vedi che sono morta nella vasca del massaggio? Sì, può succedere. Ma no, guarda, amore, guarda mamma qualche mia, roba. Però non ci sono i... Tutti lo vorrebbero un figlio vero. Sì. Tutti, ragazzi, tra un po' arriverà, si spera. Quando? E non lo so.
quando qualcuno dipende da The Sims, però. Esatto, dipende da The Sims. Bello, wow, 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 preghiamo, preghiamo. Perché io me lo sento che se arriva qua un figlio su The Sims arriva anche nella vita. Sì, sì, lo sento. Sono collegate le cose. Dai, ma almeno speraci un po' per noi. Ah, ma lo so, fai tu Bisogna aspettare un po' però per fare il test di gravidanza. No, c'è Coco che sta male, raga, aspettate. Cosa c'hai? Non lo so, amore, che cosa... Ha fame, ha fame. Oh mio Dio. Non lo capisco, sai. Moni, Moni, dai da mangiare al cane. Riempi, chiama, se no scappa quando ha fame, Sono Lucky Barboncino, mi daresti un soprannome? Se sei Lucky Barboncino ce l'hai già il tuo soprannome, sei Fortunato. Lucky Fortunato. Sveltina, due minuti, a posto così. Ok. Tra quanto si potrà sapere se sono incinta? Subito? No. No? Passare un giorno. Dici? Sì, in real però. No, 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 per me no. Piove. Che piove, ti... aia. Piove. No. Piove. Quando c'è una nuova vita c'è il sole di solito. Dite? Eh sì. Io andrei subito a fare un test di gravidanza. Sarà. Ve lo dico, bene, ragazzi, preparatevi. Vai in bagno, Monica, vai in bagno. Perché vuoi fare la pipì nella ciotola? Non so perché sta piangendo, okay, che cos'ha? Il temporale è tosto. È molto, molto triste. Perché deve andare in bagno e vai. Se la fa addosso. Ma puoi essere triste perché devi andare in bagno? No, è triste perché è il momento. Fate una preghiera. È triste perché sono triste, non capiresti, nessuno capirebbe. Dobbiamo farla divertire. È un adolescente, sì, infatti. Pronti? Sabri, appena Monica ha finito. In basso a destra, su quella barra, ci sta tipo una barca. Cliccaci. Eh? Io leggo quello che c'è scritto. Dai, Moni, muoviti, che vedi devo andarci se io. Sei incinta subito. Sabri e Is. Ma no, ma guarda, lo posso vedere anche qua, guarda. Pronta. Fai, ma non metti il gabinetto. Piano. Fai un test di gravidanza, ragazzi. Attenzione. Incrociamo. Incrociamo. Incrociate tutto. Sto incrociando. Non ti vedo. Cioè, Ale, incrocia tutto. Lui lo sta incrociando. Davvero? Incrociate. Sì, lo sta incrociando. Voglio vedere che incrociate perché tutti. Perché piove? Rispondigli intanto. Perché piove, c'è l'espansione con la pioggia. Femmina pero. Femmina pero. Sì. La femmina però. No, no. Wow, wow, pera. Sabri, Sabri. Se però non sono incinta divento triste perché... Vuol dire che anche nella vita vera nei prossimi tre mesi non arriverà. E sai, e magari se chiudi velocemente il gioco non ti porta sfiga. Beh, però io potrei uscire senza salvare nel caso. Esatto, sì. L'importante è che esci. Ah, meno male che sto andando in bagno perché mi scappa veramente. Tra poco me la faccio addosso. In realtà. Allora, secondo voi. Ho la pistola. Rimarrò incinta o no? Sto per fare il test di gravidanza. Scrivetelo, incrociate tutto, Sì. Ale sta sperando un test negativo, scrivono. Clicca sull'ultima icona non in basso a destra. Non speri nel test negativo? No. Clicca sull'ultima icona in basso a destra. Vabbè, adesso la barca, incrociato. Questa roba qua. Questo forse per il lavoro. Io sto facendo attività. La spaccata. Ti adoro, no? Perché non ha fatto il test di gravidanza? Cosa stai facendo? Ma ci vai dopo da tuo figlio, vai a farti il test di gravidanza. Che tra poco ti fa la pipì addosso. Guarda tutti che incrociano, che bello. Incrociate, incrociate, incrociate. Sì, c'è un temporale che tra un po' rimaniamo fulminati. Vi prego, ti prego, ti prego. Qua, qua, qua. Zitti. Oh. 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 Quanto pisci? Non lo so. E ne ho 80. Positivo! Sapete che cosa vuol dire questo? È troppo destino. Che il destino vuole che nei prossimi tre mesi, cioè entro i prossimi tre mesi, rimarrò incinta, davvero! Non funziona così. Però sì, però, tu speraci! È il destino che ci aiuta. È il destino, sì. Cioè, di solito non rimane incinta al primo tentativo. Mai. Invece è destino, mai. Raga! Oh, lele, oh la la! Arriverà un figlio, figlio, arriverà un figlio! Va bene. Tanto tu saresti felice. Certo, però... Va bene, allora direi che possiamo salvare e per festeggiare andiamo a fare una parte su Fall Guys. Sì, poi voi ve ne andate via e noi torniamo a giocare a The Sims. Giocare. E vengono via con noi tutti. Sono allora, campioni. Aspettate che salvo. Ok, perfetto. Okay. Intanto qua mettiamo un attimino la webcam grande. Sì, metti quella grande. Così okay. Vedo già che sei incinta. Ma non è vero. Ah. Io sì, però. Sì. Incinta di McDonald's. Anche io sono incinta di McDonald's oggi. No, perché almeno iniziamo a settare un attimino. Ehi, allora, siamo super felici, raga. Non vedevo l'ora. Che bello. 21:10, Sammy. Cosa? L'ora. Sì. Ah, ok. 10. Non vedevo l'ora. Passi certo. L'acqua che vedo se è bagnato. Ah, sì, è bagnato. Ho portato anche le tazze. Vuoi, se vuoi c'è anche il tè. Ah, no, c'è quello zucchero. Certo. Puoi allora, decidermi? Dicevamo che Fall Guys è quel giochino lì. Ale, vuoi attaccare anche il tuo portatile così giochiamo in due? Hai voglia? Sì, così almeno abbassa la temperatura del condizionatore. Visto che stai per attivare il forno. Aspetta, che devo. No, no. Vado a prendere una servietta che pulisco lì. È acqua. Ecco.
No, allora, siccome riusciamo a giocare in due, perché vi spiego cosa ho fatto. L'ho comprato anche su Steam per l'altro mio portatile, perché almeno possiamo giocare in due persone insieme. In attimino che noi settiamo soltanto 5 secondi che ci cambiamo completamente. Non succederà niente. E Aldo, Giovanni e Giacomo. Esattamente. E giochiamo? E? Tu l'hai mai provato? L'hai provato che ci giochi? No, mi hai fatto solo comprare e basta. Perfetto, tanto dobbiamo farci video. Stasera quando vuoi torniamo a casa, lo proviamo, va bene? Perché proprio ho fatto alle 10:30 ho detto, deduco che non lo vogliate più provare. No, alle 10 nel letto. No, io gli ho detto anche, beh, giochiamo. Lei, no, poi domani. Che bugiardo. È vero? Sì, ma a mezzanotte e mezza me l'hai detto. Allora, l'avevo messo qua. Sono un pro player ormai. L'avevo messo qua. E poi, se non sbaglio... Intanto apro io. Esattamente. Così. Qual è? Però hai messo il desktop. Per forza non prende la finestra, se no. Però così va. Hai provato. Ok, volevo aumentare solo un pochino. Potete aumentare un pochettino, sai? L'audio. Mi dite, sentite l'audio? Io sì. Come giochiamo però? Cioè, noi facciamo la run. Se uno passa si va avanti, sì. Sì, sì, anche certo. Gli altri guardano, no, certo. Allora, volevo solo vedere una cosa perché almeno riesco a vedere la vostra chat. Man mano ognuno che viene eliminato fa entrare quell'altro che non sta giocando. Esatto. Palindromo sta giocando a Fall Guys, pica palindromo. Pica palindromo. Allora, vediamo se... Tutto. Diteci... Se mi riesce a vedere qua se loro sentono la musica. Aspetta. Però penso di sì. Se no la aumento un pochino, eh. Sabri. Ok, perfetto. Sì, Andrea, ho letto. Ok, volevo solo fare una cosa così almeno controlliamo che... Faccio vedere anche cosa ho sbloccato. Ma che bella è sta foto che gli hai fatto. Ma è bellissima. Ma secondo voi... Io ho sbloccato voi... la parte sotto da piccione. Che culo. Anche tu? Devo solo capire se con la webcam qui vedono o è meglio che la sposto. Quando lo fa video di fare le cose, non mi ricordo. Forse è lì. Proviamo allora. Vabbè, facciamone una. Me lo dicevi, ti mettevo la cornice di Fall Guys. Ma se non mi inviti. Ok, scusa. Esci! Allora, invita Y. P, ok. Y non è il joystick. Però sei bravina con i giochi. Dovrebbe arrivare qua. Vai. Shift tab. Accept. Qua gioca. Gioca. Ok, dovrebbe esserci. Eccoti amore, ti vedo. Vedi allora. Che c'è i pantaloni da piccione? Sì. Ah. Sei pronto a andare a vedere due scarsi che giocano? L'ho già visti, ho editato il vostro video. Ah già, è vero. Ah, ditemi se poi volete che sistemiamo la webcam, facciamo più piccolina. Tengo i messaggi qua della chat, se no non riesco a vedere no, bene. Sì, metterla qua. Sì, però la adesso sto facendo lo schermo. E quindi? Ok, arrivo subito, Metto la chat qua, ok. E riapri il gioco. Ok. Di niente, scusa, è che io ho questa cosa qua. No, non volevo che mettessi tutto. Ah, sì, cervello, ecco. Vai. Non sento il gioco? Sì, si dovrebbe sentire. Sposta la webcam, ma dove la sposto? Devo tenere la webcam. Andrea, alzali. Non si sente. Allora, alza un pochino. Guarda che fra poco si entra, Si entra nel game. Aiuto. Però non ditemi che è troppo alto ora, però, È troppo alto. Ah! Sempre gli occhiali, dicono. Non li trovo più, te l'ho dato una volta, non so più dove sono. Ma non è mia cassetta. Tu mi hai dato quello giusto, non è che sto giocando col tuo? Ok, no. Ok, pronti, raga! Ti spacco, amore. C'erano solo quelli in quarantena da comprare. Io sono in prima fila! Shh, non ho visto qual è. Non ce li ho, sono solo io. Ho delle porte che vanno su e giù. Occhio, Sabri, occhio! Terza, terza! Sì! Ora si abbassa. No! Bella, pilastro, ce l'ho messo. Ho preso il muro, fratellino. Ho preso il muro, fratellino. No. Ma questo non si abbassa più. No! Ma che sfiga! Come si messo? No, dai, sono ultima! È scarsissimo. Beh, ma è quanto? Sono tipo 60esima su 60. No, fidati, è peggio di te. No, siete pari più o meno. Allora, no, devo arrivare davanti, Ale. Sì, l'hai già superato. Salta. Brava. Sì, mi qualifico, Sì. Sai che non si qualifica? No, questo non si qualifica! Che culo! Che culo! Non ci credo, 43. Ho dato tutto in questa partita. Sì, ma amore, che culo che hai. Ma te fa proprio schifo. Che culo, vai. Tanto vediamo. No, mostra danno, vai. Appena uno è eliminato. Che culo.
Ok, no. Cosa dicono in chat? Che sono bravo? E buona cena. Vai, vi vedo, vai, non sento la musica. Costante la video. Vai, Sabri. Se vai. Sono Felic. È Felic per il bambino. Ah, ok. Ciao, ciao, voi Sabri, votate. Ah, brava, ah, dicono, ah, brava. Ah. Grande Sabri, per quanto io mangio la pizza a voi. Ciao, sì, Sabri. Ho capito, basta. Come detto di vai, leggere? Io vorrei quello delle porte che si aprono, che le devi buttare giù. No. Mai fatto e morirò subito. Difficile. Però ho visto soltanto un minuto di Favij J che gioca e che dice non abbiate fretta, andate con calma, quindi io ora seguirò il suo consiglio. Sì, l'importante non è arrivare primi, e vincere. Io. Due, uno. Devi correre qua, eh. Vai piano, Sabri. Occhio. Sì, ma mi hanno buttato giù. No, mi hanno buttato giù loro, dai, ma fate schifo. Sei scarsissimo. Mi hanno buttato giù loro. Sto andando fortissimo io. Anche bravo, io. Bravo, Pica. No, mi faccio cacare. Wow, e fate dietro di me. A sinistra, Sabri, a sinistra. Brava, destra, destra, destra. Sto andando. A sinistra, a sinistra, a sinistra, a sinistra, a sinistra. Mamma mia, sono tra i primi. Non ci credo mai. L'importante è andare piano. Così poi perdi. No, no. Devo no. aspettare a lanciarmi? Sì. Uffa. Aia. Ora puoi andare. Ci siamo messi e dove male. Vado però? Ci siamo messi male, ragazzi. Vai. Vai, a tutto destra, tutto destra. Tutto destra, tutto destra. Al centro, 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 centro. Aspetta. Devi tenere l'equilibrio. Vai, salta ora. Vai verso il centro poi. Oh! Sì, ce la sto per cazzo. Fare! Sono morto. Adesso mi prenderà il martellozzo. Perché sta continuando a morire? Però è davanti a te. No, no, davanti. Non può essere davanti. Sono incastrato! Va bene lì, va bene lì. Andre, dimmi, Va bene lì, al centro, destra, 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 destra. Sinistra, 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 sinistra. Sinistra, sinistra. Sta arrivando, sta arrivando. Vai, vai ora, vai ora. No, no, Andre! Ma dove sinistra, vai? Ma gli hai detto vai ora? Mi hai confuso. Ma no! Ah, sta dicendo che scemo quello che hai fatto. Adesso ti spingo. No, amore, non mi spingere, dai. Vai. Ce la fai in run, ce la fai, ce la fai, ce la fai. Vai, salta. Mi hanno buttato giù, ma sono infamissimi. Siamo tutti perfetto, e due eliminati. Perfetto. No, no, io ce la posso fare. Sinistra, sinistra, sinistra. Vai che ce la fai. Non ci credo, non ci credo, io ce la faccio. 22, 23. Oh, e Sabri si qualifica ancora. C'è uno che non ce la farà, sai chi è? Mamma mia, Sabri. Sabri, allora, ti dirò che ce l'ha fatta per me. Vai Andre, passa di qui. No, no, vai tranquillo, giocate voi, penso neanche. Raga. Però aspetto che muoia così rientriamo insieme. Eh sì. Wow, 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 wow. Quanti piercing hai? Tanti. Tanti. Ah, me l'hanno chiesto. Piripipipi. Io non ho mai fatto. Non sono mai arrivato oltre questo livello. Cosa devo fare? C'è una cosa che gira. Sabrinato, basta che non è quello delle coppie, Sabrinato, amore. Sabrinato, giocando con te sono la banana. Ah, ok. Veramente? Ma dimmi una cosa, non ho capito cosa devo fare. Saltare e... Niente. È tipo quello che abbiamo fatto in fiera? Esatto. Cioè, quell'affare che gira non devi farti tirare giù. Dopo un po' le piattaforme vanno giù, si mettono a vibrare e cascano giù. Perfetto. Già, cioè, primo così salto bisogna fare. Sì. Sai qual è il trucco? Spingi giù gli altri. Il trucco è capito, no? No. Esatto. Vai destra, sinistra, veloce. Sinistra, destra. Vai. Vai, X. Destra, X. Giù. Sì, ma ditemi secondo voi quale cadrà. Spingi giù. La, quella gialla. Brava. Perfetto. Salta, però. Ehi, ecco. Ehi. Madonna. Culo. Cosa non hai capito? È un tasto di schiacciare. Spingi giù gli altri. Ma non li voglio spingere io. Esatto. Vabbè, perché devo essere così vita, cattiva? No? Sono 12 nel ripasso, Gli altri sono morti. Oh, la banana stava cadendo, però. Sei qualcuno su giù, sei no! Ma che frutto? Ma poi come fai a non saltare? No, no! No, prima! Oh, non è che ci vuole modo di schiacciare un tasto adesso. X. Ma non prima! Intanto io non la vedo, non la vedo! Non la vedo! Oh, ciao, Sabri! Sei di uno scarso. B. No, ce la stavo per fare! B. Invece? Me ne mancavano solo due! Brava, Sabri, vai così. B. Ma no! B. Ho capito, B. Però... No, intanto Bibi, io sono stata molto... Vai, maschi! Vai, fate la telecronaca. Non sei tasti. Con questo salti. Con questo salti. Non c'è altro. No, no, con questo, con questo salti. Ti tuffi con questo, con questo salti, ti tuffi, con questo dietro spingi. Non me l'avevi detto che con quello spingevi, però. Spingi o prendi le uova in... E quando me lo volevi dire? Non c'è stato niente che dovevi prendere. Lo devo fare. Con X. X. Ah, ma perché tu ce l'hai della PlayStation? Eh sì.
Wow. Lancio. Basta. E grippo. Sì, ma grippo io uso solo. Io grippo quello che voglio. Ah, dicevano che solo nella finale cadevano i pezzettoni di. Ah, okay. Di cosa. Vabbè, raga, è la seconda volta che giochiamo, sono così per divertimento. Sabri, ti adoro. Te, Goggo, Andre, Popov, Pica e Gattoni. Io faccio la volontaria in un canile, ho 12 anni, sono Sara. Ti ringrazio per il lavoro che fai per noi. Grazie a te, Sara, sono molto contenta che fai la volontaria. La volontaria deve essere proprio una brava persona. La volontaria al canile. Ok, comunque è bello che io leggo perché mi state spiegando un sacco di cose che di questo gioco che io non conosco. Io devo andare. No, amore, vabbè, tanto la lascio online, la live, quindi potete guardarvela. Vuoi fare un po' cambio di sedia? No. Vuoi fare un po' cambio di sedia? No, no, sono già la scusa perché così si perdo. Ah, ok. Di nuovo Sabri, questo. Vai, sei forte, grazie, Giorgia. Questo è stato facile, piuttosto facile. Allora, Andrea, non ti far prendere dall'ansia. Ma sei partita in prima fila. Non è vero. Niente l'ansia. Bel gioco. Sì, poi da fastidio perché il cane me l'ha mangiato. Non lo so, infatti è molto meglio quello di Ale. Sì, bella scusa. Perché sono per la PlayStation, non vanno quelli del Xbox. Sì, ma io lo sono la PlayStation quelli. Andiamo! Ti adoro, come sta Ale? Sta bene, ho 49 anni. Ciao, ciao. Bravo, Andre. Poi ero io quella che non stava a saltare. Togli i nomi, no. Che è caotico. Io sono primo. Boh, con qualcosa dietro. È appena messi. Scusa, non ho schiacciato niente. Sono secondo, Ah! Come si fa ad aggrapparsi? Non puoi aggrapparti. Che fastidio con la logica. Hai capito, sai. Perché non ero molto scarsa, ma perché è difficile. Permesso. Dopo scappiamo a controllare, è più facile. No! Levatemi! Bravo! Bravo! Riuscirai a vincere? Qualificato! Amore, ma sei nato da Dio! No, Andre, vai! Lancia in avanti! Ecco di cuffarti. Volevo chiedervi una cosa, raga, sì, quanti livelli sono 16, per arrivare 6, in finale? 6. Karina Melgar, ciao Karina! Sto sudando. Che bel nome, Karina. Che bel nome, Karina. Sono 6 livelli. Cosa ne pensi delle padelle? È la donazione, cosa ne pensi? Padelle sporche chiede, cosa ne pensi delle padelle? Adoro. Padelle intese quelle dove ci fai la cacca dentro l'ospedale? No, penso alla padella. Quelle sono utili. Ah, non lo so. La tengo vicino al computer quando non ci vuoi alzare. Che schifo. Dicevo, raga, sei la persona più importante della mia vita. Bye, picca palindromo. Grazie. Non è vero, pensavo l'hai scritto tu. Anche voi siete molto, 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 molto importanti per me. Intanto io e Pica abbiamo vinto. Esatto. Anche io prima. Volevo chiedere, chi è che sta giocando? Loro due? Hit Parade facciamo. Hit Parade, no, ok. No, al massimo. Sono, loro dicono che sono 5, alcuni dicono 5, alcuni 6. 5, 5. Cioè io tipo prima ne ho fatti 2, giusto? Sì, altri 3 dovevi fare. Sì, ma quando mai arriveremo in finale, ragazzi? Io ci sono arrivato ma non sono riuscito a vincere. Sei riuscito ad arrivare in finale una volta? Sì. Sì, perché come quando ci sono quelli, quelli di squadra, ne eliminano tipo 20 alla volta. Se tu sei fortunato di essere nella squadra giusta. E poi vi posso dire un'altra cosa, allora, 5 mannaggia. Livelli. Mannaggia. E, cosa volevo dirvi? Quanti minigiochi sono? 3. Perché io vedo sempre, 8. Ne ho fatti solo 3 o 4. Volevo sapere, 8? No. Loro sicuramente lo sapranno molto. Aia. Andre, fai schifo qua. Aia. Sì, poi dicevi a me. Non ho capito il gioco. Fermate tutto. No. Aia! Andre, un attimo, sto capendo. Sei ultimo degli Mi sto ultimi. Graffiando il dito con le tue cose morsi dagli animali. Sei permesso? Ultimo, bravo, bravissimo. Dove sei, Andre? Sei stato molto male. Sei alle palle di Miley Cyrus? Sì, sì, l'hai appena arrivato. Io appena l'hai appena presa una in testa. Andre, guarda che ne passano solo 30, Arrivo. Qualificato 27esimo. Non ci arrivo. Ah, non devo saltare. No. Dimmelo dal quinto salto, magari poi dimmi. Non saltare, che così non ti muovi. Quindi esco, perché sennò loro là non vedono niente. Perché? Sì, no, noi guardiamo te. Ah, guardiamo te. Ah, raga, tutti il tipo per Alessio. Ricordi che go. Devi swappare, perché non so se ti fa vedere direttamente me. Penso di sì. Non è in parte con te, no? Sì, vediamo. Ma io devo prendere le pillole. Vai, amore, io credo in te. Se riesci a vincere anche il prossimo, rimarrò incinta nei prossimi 2 mesi. Ma non funziona così. Rimarrà nuovamente incinta. Ma due gemelli. Io li vorrei tanto, due gemelli. Sì. Non quello delle uova, che lo odio. Io quello delle camicie. Cosa fa quello delle uova? Non mi fa. Devi prendere le uova. Guarda cos'è. Questo è difficile. Mai visto. Ah, l'ho visto nel minuto che ho guardato il video di Favij. C'era questo. Allora l'hai visto. È questo che lo diceva. Ragazzi, andate calmi, non c'è fretta. Perché si schiantano tutti. Forza Ale, ti stanno facendo tutto il tipo. Ale, Ale, vai Ale, amore. Vedi che non stai seguendo me. Fai stick.
chi sei? Sono Rosa con i pugni con le chiappe da piccione. Già loro. Non è lui. È questo qua! L'avevo trovato! Basta tornare indietro, con due tasti, uno va avanti e uno va indietro. Basta solo 25, difficile è questo. È quello rosa, questo qua. Sì. Sto saltando di cronchi. Non so se stai guardando. Ma preso un lupo. Ma noi stiamo guardando il lupo. È quell'altro. È questo? No, vai, quello con i fulmini. È questo con i fulmini. Non stai seguendo quello con i fulmini però tu. Mi sono schiantato. Ora? Eccolo, ora sì. Vai, amore, amore, amore. Sei tu position. Ce la puoi fare, amore. Mamma mia, ti sa per pezzi. Mamma mia, primi, sono tra i primi. No, no, bravo. Gli ultimi saranno i primi. Ma anche perché qui chi cade viene eliminato direttamente. Perché? Allora non cadere. È perché... Oh! Per un cosa faccio. Perché viene eliminato non direttamente? Non lo so, per il gioco. Non devi cadere. No, no amore. Ah, ti piace rifare sta parte? Sì, mi... No, 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 amore. No! Cioè... Ah! Morto. No, cacca. Cacca. Cacca, povero. No, vuoi fare cambi di joystick? Vai, vai. Sì, grazie. Però devi, devi staccarlo. Non lo fare. E che cambia? È più comodo del grippo. Ah, del grippo. Non so, mi sono graffiato un dito perché avrei colto analogico. Guarda, ti dico. Un po' brutta detta così. Sembra ah, sempre con quella faccenda di... del figlio. Figlio. Sì. Qual è il buco del figlio? Il primo. Così? Sì. Andre, vuoi venire di qui? Inizia tu. Vai, vai. Pronti? Io darò il massimo nel video. Questa è una scomodità inaudita. Capito. Sì. Però se posso livello con questo non avete scuse. Ah, io l'ho passato due prima. E adesso? Ne ho passati due. Per ora sono in testa io. Tu ne hai passato uno. Tu uno e io sì, due. Ma io ho diabete. Eh beh, se c'hai diabete. Io non sono passati due, ciccia. Sì, ma due però ho fatto due partite. Io ne ho passato no, due con una partita. Tre ne ho passati. Tre. E io sono qua di Andre 2, il primo livello insieme a lui, il secondo lui è morto, l'ho sorpassato e sono morto nel terzo. Ma tu hai visto che sono morto? Sei morto nel terzo? Io sono morto per farti passare. Ma sei morto nel secondo? Sono morto nel terzo. Hai ragione, sei morto nel terzo. Come me, allora siamo pari io te. Ma come? Ho fatto 3, tu 2? No. Sono pari. Vabbè, ma perché tu hai fatto due partite? Quindi io ho una sola. Guardavo chi andava più avanti. Allora siamo pari, mi sa. No, siamo pari, chi va più avanti? Abbiamo fatto tutte due. Due vinte. Che forza che è questa live. Ok, grazie. Vai. Grazie. Allora, questo qua mi piace. Ma questo vuol dire che si scassolo? Sì. Mi allunghi le liquirizie, no? Grazie. Raga, ditemi destra, sì. Raga, ditemi destra, sinistra. Destra. Ma devi leggerlo in chat? Sì. Ah. Qui? Non andare da prima. No, infatti faccio andare gli altri. Qua ti conviene non andare da prima, Sabri. Però se becchi le prime già tre giuste... Ok, io sono seconda. Io ti dico la terza. La terza, la seconda. Sì, davanti a me, su questa, più spinto. Non ti sei fidato di me. Complimentoni, Sabri. Avresti vinto. Invece sei ultima adesso. Non è vero, sono davantissimo. Seconda? No, no, vado a me. Quale, Andre? Terza. Prendo questa. Sì. Me la sento. Porca di quella vacchetta. Detto che era la terza. Dove sei? Sono indietro perché ho preso una in testa. Non mi ascolta. E perché da dietro? Perché se la gente sono porta chiusa. Perché ero da sola e volevo pensavo di farcela. Perché se la sentiva. Me la sentivo. Io sono l'ultima. No, io sono l'ultimo. No, io sono squalificata. Sì. Le ho prese troppo. Sono terz'ultima! Sono terz'ultima! Vai che recuperami tu, fammi tu! Buttati col Ma allora, raga, io possiamo rifarla, Ale? No, ti prego, ti prego! No, Ale ha 4 e tu a 2. Ti prego! Ancora finito. Ale, per ora 4 su 2. Sono un pro player. Dammi la licorizza subito. Sono qua. È buonissimo l'odore. Lo so. Senti. Allora, 4, 2, 1 per ora siamo. Perfetto. No, Sabri, tu hai dei problemi, lascia tu dire. Ti prego, fai quello delle... Non è che decido io, fai quello delle coppie, ti prego. Ma quello ho capito com'è. Com'è? C'è uno schermo. Dove? Sul pavimento fanno vedere i frutti. Eh? E tu guardi avanti, c'è uno schermo. E nello schermo vedi, esce un frutto, devi andare dove c'era quel frutto. Beh, chiaro. Io l'ho capito, la gameplay. Ecco, io no. Devi sullo schermo. Hai mai inquadrato uno schermo tu? Così difficile. Dimmi com'è vestito.
Sotto da pollo, sopra coi fulmini. Ma è sempre quello? Rosa con i fulmini azzurri. Non ho nessun'altra skin. Ho giocato solo due volte. È via. In mezzo a tutti. Sono primo, eh. Non c'è nessuno. Non poi lo troverò. Sono avanti. Cambia. Un attimo. Ma che bello! Vediamo questo, mi sta simpatico. No, dai, cercale. Sto per vincere. Eccolo. Non è lui. Sono di fianco a uno dog. Non ha lui. Eccolo, era quello lì. Questo? No, eccolo lì. Visto. Sono troppi. Sto andando. Amore, non ti troviamo. Eccolo. Forza, amore. Non adesso ti chiamo ti guardiamo, per sai te. Cosa succederà. Non ti chiamo per te. Ah, quindi dal terzo livello se cadi muori. No, non so. Dipende quello... dai livelli. Qualcuno ce lo spiega come funziona? Sì, dipende dai livelli. Bravo, non pensavo che ci saresti riuscito. Entrare dentro una finestra? Sì, giuro. Però è difficile. No, per me ce la fai. Se prendi bene il martello non ti fai lanciare via. Sì, ma non capisco cosa devo fare. È meglio prendere il palo in faccia. Sì. Ok. Ce la posso fare, anche un po' di telecronaca. Ce la posso fare. Bravo. 17. Ok, c'è una mamma mia. Bravo! Mamma mia, questo amore, quindi ragazzi. Quindi siamo 5-2. Se vinci la prossima arrivo a un basta! Uno ha scritto basta custa live, però non capito perché continui a guardarla se non vuoi. Custa live, custa live, puoi cambiare canale, andare non in è un del altro. Nord. Ah, pensavo fosse un troll. Puoi andare a vedere un'altra live. Apri Twitch, ci sono un sacco di hai visto? Vinci che Ale che sa diventare mamma. Oh. Se Ale vince io divento mamma! Se Ale vince io divento mamma! Ma quello lì dove sei morta tu? È quello che abbiamo fatto nel video a Torino. È stato un trauma abbastanza, sì. Sono andato tutto, vado lì. Allora sono sul due. Callo questo? Aia, oh. Questi spingono, sono infami, Non riusciamo a trovare Ale. Sono sul giallo. Sono morto. Lui non sono vivo. Mannaggia quanto. Eccolo! Ti giro anche la mia camera. Forza amore. Cioè ti sto facendo pure la camera, ma insomma. Sono morto. Ah no. Bravo, perché ti sto seguendo con gli occhi. Con gli occhi. Occhio bravissimo. Quindi qua in pratica raga devo solo spingere giù le persone, giusto? Ecco, quello che succede a me. No amore, no! Voglio diventare no. Mamma! Perché non volete la diventare incinta? Ma questo apposta, non vuole più niente. Beh, però 5-2. Voglio farne un'altra. Vai Andre. Vai, gota. Ho sbloccato qualcosa, un costume marrone orribile da cacca. Fai andare. Io Joe e per Station. Intende che lui gioca sulla PlayStation. No, non avrebbe scritto così. Ha scritto gioca sulla PlayStation. Amore di mamma vieni. Blavo. Sono qua. Andre, hai capelli. Ho detto anch'io. Sai perché? Ma dove? Perché l'avrò visto? Perché c'è un perfettino che esce. Sì, vedranno lo schermino grosso così. Perfettino che riesce. Hai editato il video? Finito. Quale? Con i capelli. Sì, ah già, devo rimetterlo perché mi ha preso il copyright. Per? Cosa? Favore. Ana une. Si so. No, ancora questo, dai, ho perso prima. Dai, è facile, ora hai capito come si fa. Ok, ah no, ho vinto perché tu mi davi le... Sì. Sai allora. Chi ha perso qui? Io. Pam. Quindi 5-2. Raga, voi quanti anni avete? Io 29. Io 32. Io 29. Non è vero, ne hai 30. La finale deve vincere. Sì, perché divento mamma. No! Naggia loro! Non adesso, non adesso! Però lo vedi. Mezz'ora, ho capito. Però ci metto mezz'ora quando te l'ho detto. Troppo ripido. Devi aspettare che... Ecco. Tutto a sinistra però, eh. Tutto a sinistra. Che forte! Dove sei? A destra, sul giallo.
Vai su quello di destra, vai. Mamma mia. Hai visto i tuffi cosa mi hanno fatto fare? Sì. Io non avevo mai fatto il tuffo. Non ce la fai. Aspetta, vai. Sì, ma se tuffiamo. Mannaggia. Mannaggia, sono morto. Vai, sinistra, tutto sinistra. Io ce la posso fare, amore, ce la posso fare. Sì, io la vedo grigia. No, anche io la vedo molto grigia. A destra. Questo è fatto. Sono morto. Vai, al centro, sei al centro. È finita per me, per me è finita. Buttati, buttati. No, 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 tira. Vai. Mamma che culo. Ma troppo, non ce la faccio. Come no, non c'è nessuno davanti a te. Ma come no, guarda qua. Fidati, non c'è, guarda. Vai, vai. Giallo. Non ce la faccio. Vai, sinistra. Non ce la faccio, non me la sento. Sì, ma se qua non arriva. Ma sei qui, ti spingo. Ehi, tu già. No, dai, amore. Stai in questo momento, Sabri. Come faccio? Siamo di qui. Ma se non arriva il viola. Scemo. Stanno andando gli altri. Infatti me ne andrò anch'io. Ok. Sono stata mezz'ora lì a aspettare. Io sono caduto. Sono morto. Dai che ce la puoi fare, fai sinistra. Mamma mia, easy. Mi tuffo! Mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso, mi bagno, mi asciugo e inizia quella spassa, mi ribagno, mi rituffo, mi rigiro. Non ci sta. Oh, già puoi andare a fare, epica. No. Scherzavo. Ah, 5-3. Rimontone, dici? Perché ti sei tirato un pugno? No, io mi sono morsicato dentro. Scusa, ma tra me e te chi ha perso ora? Io ho perso. Ok, quindi chi è andato avanti? Tu. Io. 5-3. Quindi chi è la più forte in questo game? Tu. Chi sei la più forte in generale? Dai! Non ho visto che cos'è. È questo. Dai. Sempre il solito. Mi sento, raga, che se ce la faccio divento mamma in 2 mesi. Ma basta dire queste cose. Secondo me sì. Sei pronta? Sì, però sono parte terza fila. Terza fila. Va bene. Puoi saltare anche giusto, vai. Non voglio. Qua salti, esatto. Salti più veloce qui. Perfetto. Fatti la palla, mamma mia. Allora, esatto. Non troppo facile, eh. In mezzo perfetto. Così, avanti così. Vai, spingi. Come una catapulta, Savi, come una catapulta. A destra. Stai lì. Vai, che sei tra i primi. Vai, occhio qua, non fare... Ce la fai easy qua. Dritto. No, ma ero anche alla fine! Ma che trambata hai preso in faccia? Adesso ne riprendi un'altra, sicuro. Vai. Che culo. Sì, vabbè, ma dai, raga. Ma non saltare. Ma ero prima. Vai. Visto che l'ho scoperto a mia spalla. Vai, ce la puoi fare. Sì, però passano quei due là. Guarda, ciao! Dai, vabbè, ma sono lì! 5 pica, tu 3. Stai zitto, scemo! Non so se hai capito. Quant'è che state? Quanto pesi? 5-3. Più di te, sfigata! Intanto Sabrina è ingrassata. No, amore, guarda te. Che brutta. Scoppiamo a mangiare caramelle. Quando rimarrò incinta e metterò a... No, direi, metterò a mangiare bene. Capito? Come me? È bellissima la tua foto. Grazie. Ah, ditemi a che livello devo perdere così non mi faccio sicurare. Dai, Ander, il primo che perde è scemo. Ok. Il primo che perde rimane qui a giocare a The Sims. No! Voglio giocare da sola. Eh? Vuoi giocare da sola? Peccato. Era una bella sfida. Andiamo a votare. Io ho 20 vittorie e gioco da un anno. Ma capito? È uscito da 2 mesi. Si gioca da un anno. E ha 20 vittorie. Sabri, non bullizzare a. Non bullizzarmi Andre. No. Gli voglio tanto bene Andre. Il prossimo progetto che dobbiamo fare è un video di denuncia contro Sabri. One, 3 stories che ti avevi taggato. Non è vero, Sofì. Della cena. Ora rigiochiamo ad SM.
Sì, è la versione milanese. Ah, il pareggio di nuovo. Contest. Ma raga, ma perché capitano sempre gli stessi? Forse perché alcuni sono solo avanti. Avanti. Cioè i primi sono sempre questi qua. Scusa, stavo girando. Non lo so. Pazza. Che bello che ci taggate in tutte queste storie, raga, grazie. Grazie a te, guarda. Che buona, tu cosa stai mangiando? La pasta con le zucchine. Ma perché cosa? Ma che buona la biondina di Sabri e Pica. Adoro la tua pasta con le zucchine, tesoro. Vai, sono caduto. Perfetto. Ma chi è questa? Giuki Cereseto. Che bella, uh-huh. Col cagnolino. Bella, amore. Adoro. Mannaggia, mannaggia, fatemi passare. Permesso. Io sono dietro di te. Forza che io guardo le storie. 700 persone. Hanno tirato un pugno. Si possono anche tirare il pugno. Ah, no, quanto dietro. Siete belle, guardate. Grazie davvero. Non sto capendo dove sono le palline. Pensavo che mi desse una spinta. C'è qualcuno ci guardava dal ristorante, amore. Vabbè, ce n'è in live. Cosa bella. Beati loro. Ma non ho capito, guarda che cediamo alla fine. Adesso c'è la torre. Mannaggia. Vai Andre, tu che culo, che culo. 38esimo, Andre. 38 tu? Io 30esimo. Sì, dicono tutti così, non l'ha visto nessuno. Lui era 36esimo. Non essere qua su The Sims. Ah, raga, volevo dirvi una cosa. Dici pure. No, volevo dirvi che ti ma devo sei dare. Sei morta? Sono fredda. Devo darti delle buste. Me le metti nella. Con i soldi? No, ho fatto delle buste perché avevo ancora dei regali del contest da mandare. E se me le appoggi tu nella buchetta, visto che vicino a casa tua ne hai una. Di buchette? Delle lettere. Volevo dirvi che entro settimana vi manderò tutti i regali che vi devo dare, tranne la tela. Che ci ha pisciato sopra il gancio. Lo so, l'altro l'ho vista al mercato. Slime, e quindi ti manderò ancora qualcosa. Quindi stasera per la seconda volta vi richiederò gli indirizzi, perché entro settimana vi mando tutto. C'era un pupazzo. Dobbiamo ancora estrarre sugo al lemure, ricordati. Che lo facciamo stasera? No, non stasera, perché stasera estremo questo. Ma sono al contrario. Dobbiamo fare una felpa rosa flu che abbiamo firmato, che c'ho là. Un pupazzo di Toy Story, l'astuccetto, il paio di calzini che sono lì, ho ancora 4-5 collane e i bagni. Mannaggia, mannaggia, mi stanno buttando giù! Mi stanno buttando giù! Mi hanno buttato giù. Mi hanno spinto. Non mi sembra giusto. Come hai già eliminato? È perché questo qui, se tu muori, sei eliminato. Ma mi hanno spinto, non vale. Però è così. Vorrei fare una petizione, ma hanno spinto. Non c'è per play questo. Ah, gioco. Quindi non puoi cadere. Ah sì, puoi cadere ma non okay. Devi andare lì. Ok. A me in realtà si è eliminato proprio il terreno da dietro. Vedi sì, che mano si sta eliminando. Sì. Mi hanno buttato giù e si è eliminato. Bravo! Bravo! Qui che è troppo allenato. Bravo! Naggia. No, amore! Ma sei sempre sulla destra! Sei sempre sulla destra, come in autostrada. Bravissimo, amore! Non avere fretta, non avere fretta. Però ricordati di cadere alla fine. Non avere fretta che ti spingono. Amore, hai avuto fretta, andavi perché nell'altra sinistra. Fretta? Ciao, Pia! Hai troppa fretta! Ciao, perché hai avuto questa fretta? Fatene un'altra. Pari, quindi. Mannaggia! Però pari per me? Sì. Ce l'ho un bel regalo per chi vince. Che gli facciamo la busta già domani e domani parte. Mirta. Uo, Stripes e Mantequilla. Potete anche sceglierlo. Anche il Crispy. Ah, facciamo. Aspetta, ultima partita e poi estrazione del contest. Cioè facciamo il contest e a mezzanotte estraiamo. Io voto Bianc del panzotto. Lo facciamo. Oppure sì. Quello dove ci sono io. Facciamo sì, facciamo questo qua. Oppure uno che è chiaro che possiamo firmarlo. No, ma firmiamo le scatole tanto. Vai, ultima partita allora. Ultima partita perché poi facciamo il. Dai, chi non gioca è scemo. Sì, forse è bello se lo firmiamo anche dentro. Ma dentro, è. Vabbè, loro ce l'hanno firmato. Sta rompendo, sto. Ma no, lo apre e firma la carta. Sta rompendo. E cosa gli firmo? La plastica, gli firmerò questa e poi lo rimetto dentro. No, vabbè, che era rotto. Non è vero. Scusa, c'è scritto populating. Allora. Aia, devo andare. Sì. Ma io non so come si manda l'indirizzo. Come si manda l'indirizzo? No, in pratica per il contest succede questa cosa. Il contest lo fa chi ha Instagram. E a mezzanotte facciamo l'estrazione. Dopo diciamo di fare uno screen in una determinata posizione. E tutti voi con l'account pubblico, perché se è privato purtroppo non possiamo vederlo,
tutti voi metterete, chi vuole partecipare, una foto di questo screen qua. Con l'hashtag, sì, è a cena in live, se non mi ricordo, poi li facciamo dopo. E a mezzanotte noi estraiamo, facciamo così, due vincitori, dai. Dai, due. Uno facciamo Gang del Panzotto. Fica, dove vado? E che uno numero? Di bussole. Non so, guarda dove vanno gli altri. A mezzanotte estraiamo due vincitori, provo, e domani ve lo mandiamo, però. Mannaggia. Posso, vi chiedo un favore, non ve li mando con la confezione. Perché ho già le buste pronte, ma vi mando direttamente lo Stripes con la Sono primo, sto andando da solo. Bravissimo, a me l'ha sempre portato. Si è preso un muro, fratelli. Preso un altro muro, fratelli. Io mi sa che non arrivo più. Mannaggia. In modo che gli altri cadano e levatevi. Ma quanti. Penso di essere ultimo, mica. Andrea, è la nostra ultima partita. Dai, ho capito, non è colpa mia, ho fatto un 360. Se vincete entro due mesi avrò un figlio, se vincete. Ma basta questa storia. Dai, Andrea, ce la puoi fare. Non penso più. Fidati. Ce la puoi fare? Sì. Amore, sì. Il nostro allora, figlio io si sto avvicina. Rallentando il mio gamer interiore. In questo momento sarebbe già volato questo. Con le parole da parte mia. Tipo? Per dirci bacchetto. È un po' anche a culo sto gioco, Solo culo. Mi hanno bloccato. Ma a parte che si è frizzato. Facile frizzando gli avversari, Amore. Devi seguirlo. Se vinci questa, entro un mese un figlio. Sì. Ma non è così che funziona. Lo so, sì, però lasciamoglielo credere. Guarda il nostro organismo. Chiara Ferragni ha fatto la stessa cosa con Fedez. Ha giocato a Fall Guys? No, era Fortnite. Perché non c'è ancora Fall Guys all'epoca. Hit Parade, amore. Tu sei fortissimo in Hit Parade. Non è vero, sempre perso. Ma che vuoi? Adesso vincerò. E ti dovrai ravvedere. Ravvedere. Allora, devo cercarlo. Amore, sei quello rosa con la coda da piccione. Sì. Piccione. Sono a sinistra. Capito, è là. Allora, il numero 7076, quindi puoi leggerli sotto 7076. Ah, no, sono capito. Eccolo. Plato. Grande, Andre. Sto andando. Ok. Non mi ricordo come stiamo di nome. Ok, siamo buoni. Ce la possiamo fare. Ce la posso fare, 29 ne passano. Ho sbagliato qualcosa e sono uscita. Vabbè, allora vi raccontiamo noi. Sto andando dritto. Sono qualificato. Avrò un figlio entro un mese. Lo dici tu, io non lo vedo. Ma come faccio per vederti, amore? Sono uscita. Sei scemo. Fagli, prova a fare da rispetto alla partita. Come? Prova tu. Ma è uguale, se no esco e pace. Deve accettare lui. Vediamo. Non ci vuole accettare, Sabri. Non c'è. Non ci vuole. È facile, meno uguale. No, uffa, amore. Vabbè, intanto sai cosa facciamo noi? Andre, tu firma Wall Stripes mentre no, Andre. No, ti ho iniziato a trasmettere. Sì, fa niente. No, c'era questo. Fa niente. Ma mio Dio, cosa vi state perdendo? Niente, per ora. Firma qua. Facciamo il conto tra poco. Andre, la tua firma, non lo so. Andre o Ale? Andre, sei. Ma tu è A-N? No, è A, è uno scarabocchio. Può essere amico, può essere Andre, può essere Anna, può essere Alberto. Però è una N con una piccola. O una M. Vabbè, raga, Alessio è ultimo. No. Che gioco è? Cosa dovete fare? Vengono su quelle forme. Tu ma devi... no, bellissimo. Quello mi piace un sacco. È facilissimo, poi. È facile, tra l'altro. I primi due livelli sì. Sarà bellissimo. Peccato che non posso farvi vedere. Cosa è successo? Visto che non possiamo farvi vedere, vi facciamo vedere una webcam grande. Perfetto. Era molto meglio. Ho fatto un casino. Ho sbagliato tutto. No. Stava per morire. Comunque, pezzo di cacchina. Vi facciamo vedere quelli che abbiamo scelto da farvi vincere. Quello. Allora, questo WoW Stripes, che è quello con i loghi poi miei questo. E di Ale, quindi le lampadine e il logo rosa. Quelli e poi intendi? Team Pussole. E voi vi chiederete cosa servono i WoW Stripes? Cosa servono i WoW Stripes? Sono questi qua che praticamente li metti sulla cover attaccata dentro, così puoi farti TikTok, vloggi, fai quello TikTok, che vuoi, le foto, i video, tutto quello che volete, è la cosa più comoda. Oppure io ce l'ho anche come braccialetto, come potete vedere, collare del cane, un sacco di cose, poi uscirà un video a riguardo dove lo farò vedere, non ci credo, amore.
cioè, sta, è ancora in vita in tutto questo. Non so perché, io stavo cercando di levare i nomi. E sono tra i primi, sono tra i primi. Sto e per poi... morire, sono morto. Perché? Che culo, perché non sei morto? Nel frattempo, perché faccio vedere anche gli altri. Allora, c'è questa qua con la gang del panzotto. Poi, bello. Questa qua con i cuoricini. Bello. Questa qua con i gelatini. Bello. Questo Pride. Bello. Questo qua con i fenicotteri. Bello. E poi vabbè, questo qua con i gattini. Poi ce ne sono altri, bello, che però non ho qui. Questo con quindi i gattini. Ora, bello, dobbiamo fare la foto. Andre, vieni qua. Ale, vieni qua. Cosa sta prendendo il suo Yoda? Voi ora farete uno screen con il telefono. E poi entro mezzanotte dovrete metterlo su Instagram come post, perché noi faremo l'estrazione di questi cosi. Aspetta che lo metto qua. Posizione sexy. 3, 2, 1, clic, 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 clic. Mi fa male la mano. Stripes. Wata! Ecco qui. Allora, questi screen che avete fatto, li andrete a mettere su Instagram come vi ho detto, ve lo sto ribadendo. Sì, poi domani potete cancellarli, però a mezzanotte è importante che ci siano, perché noi estrarremo due vincitori a caso. Noi facciamo così, mettiamo anche il video, pam, ma e apriamo a caso. Tutte sono fighissime. Sì, sono molto fighe, poi costano poco. Consiglio a qualcuno se all'atto? No, no, costano 3,50€, quindi anche poco. Posso... In realtà ho scoperto una roba, perché quando andate a cercare in edicola, magari non ve le trovano, perché sono allegati a una rivista, ho ma letto le cover qua. Sono per iPhone? Sono? No, no, per raga, non sono cosa. Cover, sono praticamente qualsiasi cosa, vi faccio vedere. Sono solo i laccetti. Sono dei laccetti che voi attaccate dentro le tipo cover. Tipo metto le scarpe? Cioè, capito, per quello potete metterlo anche come bracciale, come sedialibro, perché vanno in tutte le cover, poi si può mettere o così come l'ho messo io, oppure anche con il buco della fotocamera, poi comunque in un video vi spieghiamo assolutamente tutto. Il contest di Sugo e Lemure, me lo prendi per favore lì? Non l'abbiamo ancora fatto perché eravamo in vacanza, ma non lo facciamo adesso perché non è giusto con la live. Ma dobbiamo farlo con la gente che ha commentato il video, come era stato detto. Al volo! L'ho preso, Sugo e Lemure, eccolo qua. Se non l'avete ancora fatto, andate a commentare il video di Zoom, dove l'abbiamo fatto, perché potete vincere. Allora, questi qua li appoggiamo qua, preparo già le due buste, così andrò domani sera, te lo do e li porti via. Uno lo mettiamo qua. Ah, e vi chiedo, importante, però non fatelo adesso, lo farete domani. A che ora? Domani dopo mezzanotte. Tutti quelli a cui hanno vinto una, diciamo, hanno vinto una collana, hanno vinto il contest scorsi, dovete taggarmi nella foto. Non fatelo adesso perché poi sarà un quintale di fotografie. Mi raccomando, l'hashtag cena in live, così almeno li vediamo direttamente anche da lì. Devo firmare io? Ah già, giusto amore. E niente. Volevi non farmi firmare? No, certo che volevo farti firmare, anche perché poi le senti tu le bussole. Oh mio Dio, manca la firma di Ale. Non parlano così. No, alcune sì. Che ne sono? Però sono le 10. Qualcuno deve andare a letto che domani è a scuola. Ma domani, che è sabato, mi scrivete qui in chat. Andate a scuola o non andate io a scuola? Sì, cioè posso fare ancora una ventina di minuti? Non farla vedere, Andrea. Posso fare ancora una ventina di minuti? Andate a scuola, non andate a scuola? Ditemi un po'. Non ho capito. L'info. Cocco, allora questi li piantiamo qua, così domani li possiamo spedire. Ma si può commentare più di una volta? No, raga, io controllo che chi vince abbia messo solo un post. Perché e anzi, vale. Se vincete, ma avete postato tanti post? Non vincete più. Infatti una sola volta va postata, perché dovete dare la possibilità a tutti di partecipare. Non vale che mettete 10 foto. No, è solo o una. Allora. È solo una. Io non vado, io non ci vado, non ci vado. Beh, allora mi faccio un'altra mezz'oretta. Allora, chiudiamo un attimino qua. E cosa possiamo fare? Potremmo giocare a The Sims o chiacchierà? Ma andate voi, andate a guardarvi. Portatevi della queste giocate. Cosa? Come dice? Dobbiamo. Già metto un lampadario, mi serve una persona. Va bene, intanto noi facciamo. E non so perché sono in live. Ah, è urgentissimo? Sì, ne facciamo l'ultima mezz'ora su The Sims. Devo andare da mia nonna perché. Ciao, Andre. Ci puoi lasciare un attimo che possiamo salutare? Come si. Ok, sì. Come si? No, perché volete salutare, perché poi loro vanno, giustamente, esatto. Perché non hanno più voglia di giocare a The Sims. Vai di là. Non abbiamo mai avuto la voglia di giocare. Lasciaci un attimo in intimità con loro. Vai. Porta di là la mia sedia mentre vai. Sì, e fai anche le pulizie. Pure. Se puoi, fermi anche un tosto. Cosa ci fanno tutti i gatti qua fuori? E mi cercavano. Vai, puoi entrare, gattoni. Ciao a tutte, pussole.
noi andiamo di là. Puzza la boy e puzza la girl. Lasciaci un po' della nostra intimità. Posso chiudere la porta? Alle 22:15 farò uno scherzo a Sabrina, va bene. State bravi, questa è Mirta che è saltata su. E divertitevi. Vi lascio in compagnia di mia moglie. Spero sarà una dolce compagnia. Io accompagno di Landre e ci vediamo molto presto. Mirta l'ho censurata, così non li vedo le tettine. Dai! Buon tutto. Siete degli scemi. Porti via il portatile, se no lo spengo. Spengilo, non so come okay. Si fa. Va bene, no, levatevi dalla ball che noi giochiamo. Però prendo prima questo. Le mie liquirizie. Arrivederci. Se c'hai, le metti tutte in bocca. No, io più di una non riesco a mangiare la liquirizia. Allora, ti sfido, fica, tutte in bocca. Arresta, arresta. Ok. Viene la polizia? Non vuole partire The Sims, raga, come mai? Ma perché hai messo un calzino qui? Boh, è destino. No, se è destino rimango in città in un mese perché... Ma basta con sta roba! Si è spento il computer, bene. Ciao, Andre, vai a casa? No, aspetti. Ma aspetto. Io sto ancora una mezz'oretta, dimmi tu, se no ti saluto ora. Ah, dai, ti aspetto mezz'ora. Ok. Ciao, ragazzi. Non vuoi parlarti da questo che giocate? No. Ok. Ciao, amori. Pam, para, pam. Ciao, bubi mio. Il mio bubi. Mamma mia, il mio bubastro. Guardate chi arriva. Bello. Altro invio. Ah, giusto, perché c'è quella sbagliata. Parara. Grazie, bubi, grazie. Grazie, devo togliere questa qua. Grazie, bubi. Perfetto. Però volevo rimettere che sotto vedo quello che scrivete, quindi così, 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 con il piede fa così. Padurania Doina, andiamo piano dove? E Alex Rabu mette una cacca, fantastico, giusto? Allora, questo lo spostiamo qua, così, ciao Bubi, mio amore, ma non vieni a salutare tutti? Mirta, non vieni a salutare tutti? Il mio bubi. Allora, poi i vincitori li scrivete in DM? No, i vincitori li vedranno tutti perché metto proprio due storie. E poi certo contatto i vincitori in direct message per avere l'indirizzo. Sabi, ma Fall Guys abbiamo giocato fino ad adesso. Domani esce un video. Adesso volevo stare un po' su The Sims, volevo rivedere un attimino. Come fate a scrivere i vincitori? Ve l'ho spiegato, vi li contatto in direct. E per estrarli faccio avanti così a caso. Premiamo uno io e un Alessio, così una testa. Mi dispiace, ma io devo andare perché domani ho la scuola. Grazie per la compagnia. Grazie a te, amore, per essere state con me. Anzi, con noi. Poi vediamo che cosa ci scrivono. Sabri, io ho fatto ginnastica aerea. Posso essere stato volatile? Ma certo, ma che bello ginnastica aerea. Ho preso il tuo diario. Io ce li ho qua, i miei diari. Dove sono? Ah, li ho messi via ieri. Diari! Diari! Eccolo qua. Se non avete ancora il diario per la scuola, potete prendere i miei diari per la scuola. Questo qua è quello rosa. Dentro è tutto personalizzato. Super, super figo con i giochi. E c'è anche la versione azzurra. Pam, 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 pam. Chi è? Il mio bu? Ah, no, è la Mirta. La Mirta vive qua, sempre. Mio amore, sei. Ti do un regalino, Mirta. Lo vuoi? Tanto ora siamo chiusi. Aspettate che do un regalino alla mia Mirta, Mirta. Quello che ti piace. Perché non vai intanto in casa? Voi li date ai vostri gatti liquid snack? Io li avevo trovati in Giappone e poi li ho trovati all'S Lunga, che è uno snack liquido, e Mirta ne va ghiotta, ma matta proprio. Guardate il mio amore quanto è bello. Un attimino che devi finire. Cosa pianti più, Leo? Uomo mio. Vuoi assaggiarlo, Bubi? Ma perché? Raga, ma anche il vostro gatto! Io ho Bubi che non mangia... mamma mia, che casino sto temporale! Ho Bubi che non mangia niente, nel senso che non mangia l'umido, mangia solo i croccantini.
Vieni. Prendo solo la Switch. Cosa stai facendo? È lì la Switch. Se ce n'è una di là? Sì, quella di là però quella sbagliata. Di giocare a tennis? Sì. Stai qui piccolo? No, vai con papà. Linfo, andiamo. Andiamo. Scusate raga, arrivo. L'ultimo che arriva di là è stupido. Tieni, dagli questo. C'è un coso rosso. Guarda, io Gogo che lo vuole. No, Gogo. Linfo. Vai che ce l'ha papà. Linfo. Ce l'ha papà. Andiamo. Qua. Vai a vedere. Ma dei gatti. Ma sì. Lui. Andiamo. Ah, la merda. Bravo. Oh, un po' di sano relax. Io, le bussole e Mirta. Allora, mamma che casino che c'è. Non vi dà troppo fastidio? Abbasso un po' il volume perché è altissimo. Eccoci qua. Ok, praticamente tra poco mi portano via il figlio, perché come potete vedere ha fame e ha sonno. E giustamente io, siccome ha fame, gli ho fatto una torta alle fragole. Però adesso non lo faccio mangiare. No, ma ti prego, dai da mangiare a tuo figlio, mamma. Dagli questo a tuo figlio, mangia. Cosa stai facendo? Mettilo a dormire. Ma ha fame, povero Cristo. Ma mi è già venuta la pancia. Ah, già che sono incinta. Cioè, non ho fatto tempo. Raga, è impossibile. Non è che posso... Ho due figli piccoli che non riesco a tenere e adesso mi sta nascendo il terzo. In tutto questo Alessia, al posto che aiutarmi, dorme. Che grandissima gioia. Che grandissima gioia. Allora, forza pussole. Aiutatemi a capire che cosa possiamo fare. Vediamo. La foto quando la mettiamo? Da adesso entro mezzanotte. Poi, devi cliccare in basso a destra l'ultima icona. Questo è il ristorante, vero? Fantastico, attualmente chiuso, ho solo una stella, che gioia, attualmente chiuso. E perché ho bisogno del... i tuoi sim devono essere presenti nel lotto, fai che i tuoi sim lo raggiungano per accedere alla funzione. Numero di clienti 0. Apri, vediamo se posso aprirlo. Ristorante non operativo, per avere un ristorante operativo assicurati di aver assunto il direttore di sala. Ok, fondi, va bene, bisogna andare là al ristorante e sistemarlo. Direi che è il momento. Allora, Ali, potremmo andare a gestire il ristorante? Vediamo come sei messo con le tue cose. Beh, hai solo un po' di fame. Ristorante non operativo, l'ho capito. Vorrei andare a lavorare, amore. Che dici, viaggiamo? Vediamo come si fa. Da qua, chiedo appuntamento, pianifica un evento, lavoro, viaggia. Potrei andare dal Viaggia. No, andiamo con Sabri. Andiamo a visitare un po' il nostro ristorante. Vediamo che cosa stiamo combinando. Poi, vediamo intanto che cosa mi dite. Sì, Bubi, adesso ti mando di là. Andiamo qua al nostro ristorante. Sabri, fai passare di tra i bambini Carlotta e Leonardo, falli diventare bambini. Aspettiamo adesso quando magari mi nasce l'altro figlio. Anzi, prima che mi nasca sarebbe carino farli diventare bambini, così almeno sono un po' più autonomi. Adoro la tua maglietta con Dolly Berska. Dolly, Lolly e Molly hanno dedicato la loro vita alla lotta contro il crimine e le forze del male. Pam 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 pam. Ottimo. Allora, questo è il nostro ristorante, fantastico. È chiuso. Anche perché alle 2.38 del mattino non so quanto ci convenga aprire un ristorante. Allora, qua abbiamo fatto la cucina. Abbiamo messo i fogli di giornale perché qua c'è la postazione per fare le cose con le uova. Chissà chi ha preparato questi grissini, questi hot dog, anzi. Mi piacerebbe sapere perché è tutto splendente. Abbiamo assunto per caso una donna delle pulizie? Non lo sappiamo. Questo cos'è? Non ammettere nuovi clienti. Perfetto, non ammettere nuovi clienti perché alle 2.38 chi vuoi che venga. E questa è la parte superiore che io trovo molto bella, quella che abbiamo fatto. È proprio una parte molto molto bella. Allora, vediamo un po' che cos'è tutta questa roba qua. Ah, ok, siamo qui. Ottimo. Io non ho molto ricordo del ristorante perché l'ho fatto in un paio di puntate ormai 2-3 mesi fa. Dopo gioca a Minecraft. Sai che non ce l'ho più Minecraft qua addirittura. Ma io posso cucinare, fare delle prove, vediamo. Cucina, sì che posso provare. Wow. Facciamoci una torta al cioccolato.
Ma che ingorda sono? Ma in tutto questi bambini con chi sono a casa? Dove facciano ingorda? Dove vai, Bubi? Cioè, ma non è possibile, raga, che in un'ora mi sia già venuta una panza così. Sto già per vomitare, ho la nausea della gravidanza. Ok. Stai preparando? C'era un bancone gigante qua, no, tu devi andare a preparare lì. Ottimo, i miei figli stanno male, raga, devo andare. Manda a casa Sabri perché ho paura che arrivano gli assistenti sociali. Perché veramente mi avete detto che possono portarmi i miei e i figli. Io non voglio questa roba qua. Quindi Sabri, mentre Alessio sta qua, tu brava, tranquilla, proprio goffa, stanca, vai lì. Amore, ho preso il diario di Cavolini. Ho azzeccato tutti i quiz. Che forza, sei fortissima, Snupina. Ma tutti, dal primo all'ultimo. E mi puoi salutare? Sono Omima. Omima? Ciao Omima. Miau. Povero questo gatto randagio Dixie. Dixie. No, Sabri, portalo a casa, Dixie. Dai, Ciccio. Ormai Sabri se n'è andata. Non posso più prendere. Dixie, poverina, vengo a recuperarti, non ti preoccupare. Ah, ok, giusto, Sabri dovrebbe essere a casa, quindi sistema un po' i bambini. Adesso, ma perché c'è uno nudo nel mio ristorante? No, raga, scusate. Ma perché c'è gente nel mio ristorante? E uno è anche nudo? Allora, mettiamo delle luci. Perché non si vede niente. Allora, andiamo qua. Forse ci vuole qualcosa per esterno. Luci per esterno. Non mi serve articoli per ristorante. E illuminazione. Illuminazione da esterno. No. Ah, perché raga, sennò non si vede niente. Già con questo qualcosa si dovrebbe vedere. Ma vi giuro che non capisco. Pica palindro, esplorante il palindromo. Orario di apertura. Ricontrollo più tardi. Rapporto dipendenti. Per forza non devo dare stipendi perché devo assumere ancora le persone. Ma perché è tutto spento? Spiegatemelo. Amore, vuoi uscire? Vai, Bubi. Ecco qui. Il mio Bubi può uscire. Non voleva stare con voi il mio Bubi. Si vede un tubo. Rimani attaccata, Mirta, eh? Poi, magari sui tratti del lotto. No, non penso che c'entri, eh? Non so capire perché è così buio. Di qua è illuminato. Ho messo anche queste luci qua, ma fanno schifo. Accendi tutte le luci. Questo sarebbe illuminato? Complimenti. Questo parte. Vabbè, ascolta, facciamo così. Lasciamo il tipo nudo qua. E poi ci pensiamo. Ah, no, se n'è andato. E poi ci pensiamo a sistemare questa roba qua. In tutto questo, Leonardo non me l'ha portato via la protezione civile, protezione animali, protezione figli, assistenti sociali, ecco, mi è venuta. E neanche Carlotta, perché finalmente stanno bene. Giochi ad Among Us. È un gioco stupendo. Che cos'è Among Us? Cos'è l'ombelico? Ho cambiato il piercing. Alessia mi ha regalato questo qua a forma di cuore, solo che essendo rosa, su rosa praticamente non si vede bene. Ah, non riuscite a vederlo. Vedete? Mi ha regalato questo piercing a forma di cuoricino rosa. Io purtroppo me ne devo andare per domandare rovine. Ma certo, amore, ma lo so che dovete andare a scuola. Adesso sto ancora un po' così. Vi racconto un po', stiamo un po' insieme. E poi vi lascio andare tutti a scuola. Oh, che bello il cancelletto che ho fatto. Mi piace un sacco questo cancelletto. Però vedete come sono belle illuminate le stanze, ma la sala a quest'ora, alle 5 e mezza di mattina, cosa ci facciamo tutti svegli alle 5 e mezza del mattino? No, scusate, ma che cos'è la mia famiglia? Ma perché? Cioè, ho un figlio che balla. Allora, vorrei raggiungere l'età adulta adesso, ora credo di essere abbastanza grande a poter andare e fare quello che voglio. Chiederei se trattami da maggiorenne. Sarai sempre il mio tesorino, non finché non sarai più grande. Influenza l'empatia. Ci sta, sei grande. E a casa mia di notte, cioè non so voi che cosa facciate a casa vostra alle 6:30 del mattino.
ma a casa nostra si balla e si guarda X Factor e Alessio si lava. Beh, chi non si fa una doccia alle 6.42? Ma se ti capitano altri gemelli? Ah, è vero, perché questi qua sono gemelli. No, raga, non possono capitare altri gemelli. Ne regalo uno. Ne lascio uno in ospedale perché con questi due figli qua. No, 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 no. Bisognerà far diventare grandi, che tanto mi sembra che basti fargli la torta. Lo potremmo fare nel prossimo episodio. Perché sennò immaginate con un bebè neonato, cioè un neonato e due bebè così, no, c'è da impazzire. Per forza. Avete già giocato a Fall Guys? Sì, dovete andare un po' indietro nella live. Certo che abbiamo giocato a Fall Guys. Poi, vediamo. È un gioco in cui uno è un impostore. Ah, sì? E sapete che non l'ho mai sentito, quindi mi piacerebbe provarlo. Ah, ma no, aspettate, forse è quello che vuole fare Giulio. E infatti Giulio mi ha detto, siccome abbiamo fatto una live sul suo canale qualche giorno fa, forse mi ha detto che era quello che voleva giocare lui con me e Andre. Potrebbe essere. Non vedo più la vostra chat. Provate a scrivere qualcosa in chat, perché non vedo più niente. Non vedo proprio più niente. Mi si è bloccata la chat. Cato 2.0 mi scrive: ciao Sabri, ciao amore. La votazione è aperta. Raggiungi la tua cassetta. Non ce ne frega niente a noi di votare, ma assolutamente niente. Niente, niente. Dove vai, Monica? Ma qua si può salire, si può fare qualcosa. Ma no, ma raga, è sospesa? Sì, lievita! Levita, lievita. Boh, non lo so come si dice, però sì, lievita. Ma bellissimo. Alessio si sta pisciando addosso. Goggo è scemo come nella vita, perfetto. Ha pisciato e si sta rotolando nel piscio. No, scusami. Asciuga, come fa ad esserci dell'acqua qua? Perché per forza o avevamo le finestre aperte, c'è stato un temporale, o Carlotta ha fatto la pipì. È l'unica cosa che mi viene in mente. Brava tizia delle pulizie, Irene Mancini, brava la mia maggiordoma, che sta pulendo mentre i due bimbi finalmente sono andati a nanna. Meno male. No amore, ha già fatto Irene, non c'è bisogno che lo fai tu, ha fatto Irene. Bene, tu. Perfetto, tu infatti ci devi giocare dentro. L'avevo dato io il comando effettivamente. E non vedo più la chat qua, ma la vedo la cosa normale. Quindi provo a ricaricare, così vediamo se riesco a leggere. Ah, raga, vi rendete conto che questa gattina qua sta dormendo? Ah, ok, ora vedo. I dolci lievitano. Ah, ok, scusate. Non volevo. Attività degli spettatori. Mi chiamo Eva, mi dai un soprannome? Mi manchi? È un nome che io adoro. Penso alla vacanza, me lo viaggio, quindi Batu. Wow, ma non sapevo che si potesse andare a Batu. Eva, tu sarai, il tuo soprannome sarà Mila, perché è la Mila di Adamo ed Eva. Ehi Sabri, non vedo l'ora di incontrarti per la prima volta, raga, non vedo l'ora nemmeno io, ve lo giuro. Facciamo qualcosa al computer. Vediamo cosa può fare. Social network. Controlla il diario, controlla i follower di Singram. Controlla i follower di Goggo? Cioè, sto controllando i social di Goggo e non i suoi? Bello, ottimo. Poi, segreti vampireschi, scrivi altre scelte, internet, apri il taccuino, scrivi barzellette. Vediamo se c'è adotta un bambino, unità familiare. No, no, ho dato un bambino, no, scusate, me ne sta per arrivare uno. Attività di volontariato. Le potresti fare un'attività di volontariato. Fai volontariato a una vendita di dolci. Fai volontariato per ripulire la spiaggia. Fai volontariato a casa di riposo. Voilà, la lì! Hai fatto cagare. Puntualissimo, sotto. Ragazzi, come avevamo pattuito 22:15. Mamma mia. Mi hai fatto cagare sotto, amore, ti giuro. Ti giuro. Scusa, avevamo deciso questa cosa. Mamma mia. Mamma mia. Ciao ragazzi, BBB. Ti sto facendo fare il volontariato alla casa di riposo. Sì, mi piacciono i vecchietti. Anche a me, però vorrei sapere se ci vai. Non penso che
The Sims non lo faccio vedere, mi fa vedere semplicemente che vai, esatto, immagino, provo a seguirti, ma non penso che andremo in casa di riposo. Raga, vi giuro, sono morta di infarto. Sabri, mi chiamo Virginia, ma guardi Zac Efron. Zac Efron hanno messo, mi sembra, una serie su Netflix. Mi è capitato di vedere il trailer. Raga, devo dirvi una cosa. Abbiamo finito Modern Family, perché abbiamo visto proprio la serie, anche quella che è uscita in America. Che triste, è finito. Quando finisce una serie TV sono tristissima. Abbiamo visto 10 stagioni in 2 mesi. Bellissima, scherzo, è riuscita, raga, sono morta di infarto. Anche voi vi siete presi un colpo. Vacca voi, ho preso un colpo. Alessio, ti odio. Ti odio, ti odio, ti odio, veramente. Vabbè, cos'è che sta succedendo qua? No, vi giuro, raga, che ho visto qualcosa muoversi, ve lo giuro. No, vi giuro. Come se qualcuno stesse... Ah, era una macchina, ho visto scuotere una tovaglia. Volevo far qualcosa, fatemi vedere. Attività l'ho fatto, diventare amico degli anziani. Monica è a scuola, i bimbi... Una dorme e l'altro sta scorreggiando. Che schifo, ragazzi. Che schifo, che schifo, che schifo. Sabri, ti amo, anche io ti amo e lo so che vi siete presi un colpo anche voi. Siamo in live da 2 ore e 20, ragazzi. Io voglio farla diventare una tappa fissa, questa live. Ogni venerdì vorrei fare una live e magari qualcosa di diverso che potreste dirmi, boh, voi. Magari verso il mercoledì iniziamo a scegliere che cosa potremmo fare. Allora, intanto io salvo. Salviamo qua perché in tantissimi mi state dicendo che domani avete la scuola. Però io ho messo un video domani mattina e spero che siate a casa anche in tanti, perché sennò non vedete il mio video. Mi scappa un ruttino. Allora, mettiamo la webcam grande. Perfetto. E la spostiamo. Oh, dove sei webcam? Ah, già giusto, devo uscire da qua. Esci. Esci dal gioco. E la spostiamo qua. Perché flickerano le luci? Ah, io lo so perché. Perché mi sa che sono troppo potenti o troppo poco potenti. Vediamo un secondo. E il gatto? Oh, così sono in notturna, ragazzi. Parliamo un po' prima di spegnere. Raccontatemi qualcosa. Fai la camera per il piccolo che sta per arrivare. E dove la faccio? Cavolo! Avete ragione, devo fare la camera al bambino che sta per arrivare. Io lo vedo di pomeriggio perché di mattina vado a scuola. Vabbè, ma non vi preoccupate, ci mancherebbe. Potete vederlo quando volete. E dov'è Goggo? L'ho portato di là perché sennò ho fatto il giorno a saltarmi addosso, a leccarmi. Invece volevo parlare un po' con voi. E quindi l'ho lasciato un pochino di là. E poi vediamo. Sto vedendo un po' di domande che mi state facendo qui nella chat. Aprirai un canale Twitch, è molto bello. Allora, in realtà, adesso vi dico la verità, io il canale Twitch l'ho aperto, ma la gente che frequenta Twitch, che è gente un pochino più grande, non mi piace proprio, perché ieri ci è capitato a me, Ale, di aprirlo ed erano brutto, solo parolacce, solo cose brutte, dicevano, molto volgare. Non è una cosa che mi ha fatto impazzire. Quindi l'avevo aperto perché volevo fare delle cose con voi, ma non lo so, cioè nel senso che forse mi converrebbe, preferirei magari fare delle live qui su YouTube e poi cancellarle piuttosto che andare su Twitch. Non è una piattaforma che per me mi soddisfa, quindi non lo so. Ciao Sabri, per chi va, buonanotte, grazie per la bellissima live. Grazie a te Ornella, ciao piccola. Sabri, ma il gattino, ci siamo dimenticati di andare a prendere il gattino randagio che abbiamo trovato lì. Ci spoileri qualcosa di nuovo? Beh, avevamo spoilerato un sacco di cose nuove. Vi spoilero che non lo so, in realtà stiamo facendo talmente tante, grazie Mirta, avevi caldo, mi hai spento il condizionatore. Stiamo facendo talmente tante cose belle che non saprei cosa dirvi, tante di quelle cose da dirvi avrei. Poi vediamo che cosa mi state dicendo. Che video esce domani? Domani esce Fall Guys, molto molto divertente, che ho giocato con Alessio. Quando fai intervista doppia? La registro sicuramente settimana prossima.
E le domande le avete fatte voi nella storia di Instagram. Non ho ancora controllato, ma spero che siano molto molto belle. A proposito, raga, prima che andiate a letto, devo fare le sabrimande. Aspettate che trovo una foto. Trovo una foto per mettervi le domande. Non trovo una foto. Aspettate, arrivo. Possibile che non abbia foto? Scendo un po' allora. Eccolo qua, prendiamo Goggo e scriviamo domande qui. Perfetto. E poi, ma quanto è bello questo momento dove siamo poche persone e parliamo. Sì, anch'io li adoro, questi momentini un pochino più intimi, un pochino più tranquilli. Che qui, diciamo, sono i veri fan, quelli che non stanno, magari non vengono solo per vedere il videogioco, l'intrattenimento, ma sono proprio quelli veri, quelli che mi piacciono. E ti piace la Sicilia? Adoro sia la Sicilia che la Sardegna, sono due isole per me pazzesche, bellissime. Adoro meno il fatto che c'è la linea internet un po' caccosa rispetto al nord, a parte che, no, rispetto al nord, rispetto a Milano, perché basta uscire di... Io uscirò di 20 km e già lì avrò da piangere con la linea internet, non voglio immaginare. Ho il tuo stesso condizionatore. Poi, la nuova canzone, mi sono persa un po'. No, sei incinta? No, per ora no, ma mi piacerebbe molto. Però no, non lo sono. Sabri, ma quando avrete il pupo ci trascurerete? Ma va, ma figuratevi. Cioè, magari non ci saranno video uguali, nel senso che saranno, immagino, un po' più vlog dove posso raccontarmi la vita, perché io so che poi... Cioè, devo ancora informarmi, perché non so per quanti mesi. So che tipo i primi 3 mesi devi evitare di fare degli sforzi. Però sforzi io penso che intendano, boh, sollevare i pesi piuttosto che fare... Non lo so, cose difficili, perché la palestra so che ci puoi andare, puoi fare praticamente tutto. Sì, magari devi riposarti un po' di più, quindi saranno un po' più vlog tranquilli, vlog dove parli, dove racconti. Però sicuramente, anzi assolutamente no. Poi, vediamo. Quando è il prossimo video del camper? Mi sembra settimana prossima. E puoi mettere anche qui su YouTube? Che cosa? Non lo so. Ah, le storie. No, le sabrimande le faccio sempre su Instagram. È un po' più difficile farle su YouTube. Poi, ma il video con Chiara? Ve l'ho detto, raga, avevamo registrato, ma purtroppo lei ha avuto un problema sul suo hard disk, quindi ha perso le sue clip. Io ho le mie, ma non avendo purtroppo la sua webcam è un po' inutile far uscire quel video, un po' brutto, quindi preferisco farla riposare, poi tra un po' di mesi magari... Quando avrà partorito la bimba avrà voglia di fare un video. Poi vediamo come sta la lumaca. Sta molto molto bene. Lunedì vedrete che ci sarà una sorpresa pazzesca per Gary. Poi no, sono arrivato adesso, mi sono persa la live. Non ti preoccupare, perché poi la rimetto online, quindi potrete vederla senza alcun problema. Ti ringrazio per la dedica, sono una vacca a Tangera. Sabri, mi fai una dedica, sono una vacca. È stato molto divertente, vabbè, io vi adoro. Quando vi dico queste cose sappiate perché ho confidenza con voi, se no vi scriverei ciao e basta. E invece quando posso un po' fare queste robe che fanno ridere, perché abbiamo tanta confidenza tra di noi. TikTok demonio, raga, TikTok, a parte che non lo apro da un mese, trovo sia un social orribile, ma non orribile per i contenuti, per la gente che lo popola. Vede di quel bullismo, di quelle cose boh, traumatiche, oscene. Poi vediamo. Io abito a Messina, ci sei mai stata? Sì, ci sono stata più volte a Messina. Non a fare le vacanze, magari di passaggio. Andrai in Lombardia, amore, io sono della Lombardia. Abito a Milano. La tua vacanza è strana, è una bellissima canzone. L'ho adorata, io sono sicura che voi la base non la conoscevate, perché essendo una roba degli articoli era un po' vecchia per voi. Ciao Mirta! Però sì, l'ho adorata, sei fantastica, ti amo, grazie amore, grazie Fernanda. Cioè Fernanda o la cam della mamma, non lo so come ti chiami.
e giochi a PXD. Non so cosa sia PXD. Batti dito, i fedeli di Telegram lo sapranno. E vediamo. Dai, scrivetemi qualche domanda carina. Non mi saluti, mi saluti, perché raga, non saluto io live. Cioè, saluto quando vedo qua le donazioni, perché scrivono e perché donano a Save the Children, ma solo per quello. Francesco Iannello ha donato 1 euro. Grazie, Franci. Ruttino, raga, che schifo, ho già mangiato 2 panini, uno gigante. Devo taggarti nella foto? Certo, vi faccio vedere, tanto qualcuno l'avrà già messa. Se apro Instagram, sono sicura che qualcuno l'avrà già messa. Vedete, nei miei tag è pieno di tag di questa foto qua. Dovete farla anche voi. Mettete una foto, uno screen della live. Poi io cosa farò a mezzanotte? Farò tipo così, come faccio sempre. E poi faccio tac, ne apro una. E per esempio, faccio un esempio stupido. Apro questa. Questa qua, se fosse a mezzanotte avrebbe vinto. Adesso non ve lo faccio vedere, sennò rosica. Però sennò avrebbe vinto. Avete capito? In poche parole. Ti amo per come ci tratti. Beh, vi tratto come persone normali, come amici, come conoscenti. In che senso per come ci tratti? Perché c'è chi vi tratta male? Come funziona? Ciao, striscia gialla. Sei mai stata in Veneto? Sì, mi piace il Veneto. Piove un po' troppo spesso in Veneto. Poi, vediamo. Mia mamma ha 4 figli. Wow! Però spero, cioè spero per lei, non tutti super vicini, 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 perché è difficile da gestire 4 bambini, ragazzi. Cioè, a me piacerebbe da morire avere 2 gemelli, però mi dovrei far aiutare. Cioè. Poi. Vediamo cosa mi scrivete. Ho passato l'estate in camper, è stato strafigo. Sì, è stato bellissimo, è stata una vacanza che mi è piaciuta davvero tanto, non me l'aspettavo. Perché io sono abituata un po', no al lusso, perché per amore del cielo non sono abituata al lusso. Però sono abituata ai servizi. Anche il fatto che lì hai i bagni in comune, le docce in comune, magari qualcuno può storcere il naso, a me è piaciuto davvero. Cioè, proprio la roba di andare in bagno, è stato affascinante condividere le docce con le altre persone. Cioè, ognuno ha la propria doccia, però aspetti che finisca una. È stato bellissimo, mi è proprio piaciuto tantissimo, sì, lo ammetto. Consigli per la prima media? Goditela, perché andare a scuola nel periodo dell'adolescenza è bellissimo, quindi goditela al 100%. Sabri, c'è la cover per il Samsung Galaxy A5? Ve l'ho detto, raga, non è questione di cover, perché questi qua sono lacci che stanno nelle cover. Cioè, lo vedete? Si appiccicano, stanno in qualsiasi cover. Qua Samsung, Sony, iPhone, stanno LG in tutte le cose, perché infatti potete usarle come braccialetto, come tante cose, non vi preoccupate. E vediamo cosa mi state scrivendo ora. Come sta Mirta? Dove è andata? Amore? Ah, è disdraiata, forse la vedete, aspettate. È disdraiata il mio amore, vieni piccola. Vieni, bimba. Rispondere con la mamma. Crimi, come sta? Raga, sta bene, cioè, è strana questa cosa, ma fidatevi che per ora sta bene, come mi ha spiegato il veterinario in pratica, che sono stata a farla vedere. Mi ha detto che probabilmente lei ha questo tumore, ma non si sente di averlo, quindi ha stabilito questo equilibrio lei con la sua vita, con la sua mamma, io in quel caso, con i suoi fratellini, che sta proprio tranquilla. Raga, è difficile tenere un gatto di pancia. E guardate Mirta come sta bene. È perché si fida della sua mamma, vero? Ti fidi della tua mamma? Ti fidi? Poi vediamo cosa mi dite. Ma quando eravate in camper, andavate in bagno a far pipì e cacca? Lo scaricavate lo sciacquone dove andava? Mi sembra che in un prossimo video, nel FAQ, mi sembra che io ve l'abbia raccontato. Cioè, non è ancora uscito, c'era tra 2 settimane. Però in pratica, tu scarichi lo sciacquone, c'è una specie di tanica, e dove però prima di andare in bagno, cioè quando allestisci il camper, diciamo, da quello che ho capito che mi ha spiegato Ferro, tu metti un liquido che fa in maniera tale che non puzza, che si sciolga, una roba del genere, così tu quando poi vai a riversare
a roversare, che era un incrocio tra rovesciare e roversare e vabbè, quello è solo un liquido, diciamo. Io ti ho visto al mare, è stato bellissimo. Ah sì, dove mi hai visto? Si possono staccare? Sì, sì, certo, poi si staccano, si rimettono bene, puoi anche cambiare di cover. Comprerai altri animali tra cani e gatti? No, cioè mi piacerebbe prendere una sorellina per Cocco, ma adesso non ce la farei a gestirla. Già gestire Cocco è... Raghi, è difficilissimo gestire Cocco, ve lo giuro. Sai dov'è Seregno? Certo, assolutamente, vicino a Monza. E poi... Tra quanto programmi la gravidanza? Bella domanda. E non la programmiamo, nel senso che fino a qualche mese fa era un aspettiamo un po', adesso invece quando arriva, arriva, quindi io spero che arriverà molto presto, però cioè, potrebbe essere tra un mese, come potrebbe essere tra un anno, non si programma una gravidanza, quando arriva, arriva. Anche perché non è che se vuoi provarci rimani incinta alla prima botta, no, specialmente magari a 20 anni è un po' più facile, però non è facile, non è come capito mangiare una mela, però dai, quando arriva arriva, io spero arriverà presto. Cioè mi sento pronta, se la vostra domanda è ti senti pronta, direi di sì, adesso assolutamente sì. Ho avuto dei periodi un po' no, un po' che non ero convinta, però lo sono al 100%, Alessio mi sembra molto dell'idea, poi vabbè, Alessio è una bravissima persona, quindi sì, lo vedremo. Amore, Giunco che fine ha fatto? È lì. Ve lo faccio vedere col dito, aspettate. Eccolo. Allora, questi qua piccoli sono i suoi cugini e questo qua è Giunco. Gli avevo preso proprio tutto il cesto per lui e per i suoi fratelli. Poi, vediamo altre domande che mi state facendo, eh. Voglio una baby sabra e un baby ale, magari arrivano, speriamo, uno dei due. Non avrei neanche preferenza tra maschio e femmine, non lo so, di solito dicono che la femmina è un po' pappona, il maschio è mammone, però non lo so, non è una cosa a cui penso, nel senso sarebbe veramente uguale. Sei la persona più vera che io conosca, mi rallegri sempre e spero che tu sia felice perché una persona come te se lo merita. Grazie Giuditta, mi hai detto delle bellissime parole e grazie davvero tante. Protocoffing, raga, i protocoffing sono dei veri veterani. Anche chi conosce Giunco è un veterano, è uno di quelli proprio super super fedeli, super super super. Dove hai comprato The Sims? Non riesco a scaricarlo. L'ho comprato su Steam, su Origin. Origin è la piattaforma con i giochi, l'ho comprato da lì. Poi ci puoi far vedere il pacchetto dove sono contenuti gli accetti? Sì. Eccolo qua. Ah, vi dicevo prima, che poi ho smesso di parlare, che in realtà se non lo trovate dovete chiedere praticamente all'edulcorante. Ho letto che il gadget War Stripes non è vendibile separatamente, solo ed esclusivamente allegato alla pubblicazione Collection is Passion, che è una collezione che è lo Stripes più la cosina, costa 3,50€ tutto insieme, quindi diciamo che è un buonissimo prezzo. Questa è la confezione. Dietro vi spiega come potete attaccarlo nella cover, potete metterne anche due come potete vedete in questa figura. Io per esempio ne ho messe tre perché mi piace molto d'estetica come escono. Ho messo Team Pussole perché io sono la capa delle pussole. Questi qua sono i miei gattoni, ve li faccio vedere. Sale, sono al contrario, Sale, Mirta, Bubi, Buzz, Bubi, Leone e Fujiko. E questo è Pride perché viviamo in un'epoca che ormai bisogna svegliarsi, ragazzi. Io odio gli omofobi, odio tutte queste cose, quindi per me bisogna un po' svegliarsi e magari anche con questa cosa qua posso aiutare qualcuno, non lo so, a cercare di non aver vergogna di dire chi è. Quindi ho voluto fare questo qua tema Pride. Ti voglio bene da gigante di Venezia. Ciao amore mio, stai bene? Mi manchi tanto. Poi vediamo. Domanda semplice ma è molto importante. Come stai? Posso dirvi che sto molto 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 bene. È un periodo in cui sono molto soddisfatta. YouTube sta andando bene e quindi sì. Sì. Poi. Scendo un attimino, prendo i commenti quelli un po' più nuovi e vediamo che cosa mi dite. Ti voglio bene Sabri, anch'io ti voglio bene Fidi. E come sta Dorothy? Mi ha scritto una miss The Children, che tutto bene,
che lì il virus in quelle tribù piccole lì non c'è, non, praticamente è impossibile che arrivi il coronavirus, quindi sta bene. Sei una persona fantastica e sempre allegra e divertente, ti voglio tanto bene, anche io vi voglio davvero tanto bene, ve lo ripeto sempre perché è la verità, cioè ve lo ripeto perché vi voglio davvero davvero bene. Sei mai venuto in Sardegna? Sì, tante 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 volte. Ti voglio bene, anche io. Ma quindi ci sono in edicola. Allora, di base mi hanno detto che escono il 22, al nord un po' prima. Però ieri mi hanno mandato una mail che, siccome con questa roba del coronavirus è una cosa un po' più lenta la distribuzione, magari escono il 24-25. Voi però magari potete iniziare a chiederli, magari al nord arrivano un po' prima, mi è stato detto, ma vedrete che li troverete molto molto presto. Li comprerò tutti e quanti. Dove li metterai? Perché, vabbè, poi non vi spoilerò, ma nel video vi ho fatto vedere un po' tutti gli usi, ma al braccio sicuramente. Poi non si scollano, io questo ce l'ho su da ormai 3 mesi, e poi facendo sempre la doccia è sempre pulito, è perfetto. Ma dobbiamo taggarti o scriverci nel live? Dovete taggarmi perché io lo vedo dai tag, ovviamente. Poi, grazie per esserci sempre. Grazie a voi per esserci sempre. Ti piace il nome Anna? Piace specialmente ad Alessio perché è un nome palindromo. Palindromo vuol dire che lo leggi sia da una parte che dall'altra. A che punto siete con la casa nuova? Purtroppo in nessun punto, nel senso che stanno finendo di costruirla, cioè l'hanno già costruita. Abbiamo scelto il giorno che siamo partiti per il campeggio, le porte, il parquet, diciamo tutte queste cose. Ieri siamo andate lì a vedere un po' i mobili per farci un'idea. E bello, col video non voglio spoilerarvelo, ma vi dico una cosa molto importante, per me è davvero molto importante. E quindi non vedo l'ora di farvelo vedere. Chissà come lo prendete. Boh, non lo so. Però sono molto contenta. Faccio le ultime domande e poi comunque vi saluto e vi lascio andare a nanna. Sabri, ho sonno. Vai a dormire, amore. Vai, vai a dormire. Poi. Sabri, ma fai io la Sabri in Germania? Perché io vivo là. Tu manda la richiesta, magari riusciamo a trovare degli aerei economici e riusciamo ad arrivare lì. Sabri, solo il mio gatto piace la passata al pomodoro? E non lo so, amore, stai attenta perché non so se il pomodoro fa bene ai gatti e ai cani, eh. Informati bene perché non sono convinta che faccia troppo bene. Io bevo ancora la mia acqua della palestra. Pure catapulta. Caro, ne sai qualcosa, eh. Mia sorella ha 9 anni, ti segue, vorrebbe avere un soprannome da parte tua. Sarà la tua piccola sorellina. E niente, amori. Amore. Siamo in live da più di 2 ore e mezza, mi sa, eh. Siamo in live da 2 ore e 40. Quindi direi che è il momento di salutarci. Anche perché adesso vado di là, sistemo un po' il porcino che ho fatto. E a mezzanotte farò le estrazioni e ve le metterò. Poi nelle storie ve le metterò o oggi o direttamente stanotte o direttamente domani, non lo so. Lo scoprirete presto. Io vi mando un bacione grande, grazie per essere stati insieme a noi questa serata e non dimenticatevi che vi vogliamo tanto, tanto, tanto bene.